Buonasera gentili ospiti, bentrovati, ben ritrovati e buona continuazione per chi ci sta seguendo ormai in questa lunga maratona del lunedì in compagnia di Alessandro che dalle 18 alle 20.30 vi ha deliziato con le proposte legate alla numismatica, questo invito al collezionismo con tante belle conferme, tante belle presenze da parte vostra di cui vi ringrazio ma la più bella presenza è qui a fianco a me e la presento immediatamente ciao Elena ciao ben Lorenzo trovata. ben ritrovati ciao a tutti mm. benvenuti in casa Bolaffi grande mm tre ore, grande diretta della grande numismatica del lunedì sera in compagnia mia e di Lorenzo per fare quello che ci piace definire un viaggio attraverso i millenni, attraverso quelle che sono le testimonianze reali, concrete, originali, certificati della storia, le monete. Siete qui, Casa Bolaffi, dal 1890, non sappiamo far altro che occuparci di collezionismo ad alti livelli. Quello che farete durante queste tre ore spero divertente, interessante, sia dal punto di vista Story, ma soprattutto dal punto di vista di concreto, concreto, di beni rifugio sarà quello di vedere delle monete potrete chiaramente una televentita farvi mettere in anteprima una o più proposte che vedrete e poi con calma vederle dal vivo e questa è la cosa veramente affascinante dove preferirete voi abbiamo una rete commerciale capillare distribuita su tutto il territorio nazionale, quindi sarà veramente un piacere per noi portarvi i nostri oggetti dove vorrete voi, a casa vostra, nei vostri uffici, dove riterrete più interessanti. Questa è la foto, tra poco ci sarà la versione aggiornata della nostra rete vendita. Oppure potrete venire a trovarci nei nostri quattro negozi: Torino, Milano, Verona o Roma. Già attiva il centralino, abbiamo Cristina e Alessandro Geo pronti a rispondere alle vostre chiamate. Due numeri, 011 55 76 346, il numero di re, della diretta e il 342 che potete vedere è il numero di telefonia mobile con cui potete interagire con noi attraverso sms o messaggi WhatsApp. Funzionano, vero? Ecco, tutto Elena, nostro... È tutto a posto. È tutto ripristinato. So che nella prima parte della Infatti. trasmissione pomeridiana c'è stato qualche intoppo, insomma, tecnico <ride> con i messaggi WhatsApp e gli sms, è tutto ripristinato. A questo punto. A noi la parola, ma a voi i telefoni pronti per orientare la trasmissione. Ecco sì, quindi lo dico a vantaggio soprattutto dei telespettatori che hanno mandato qualche Whatsapp durante la trasmissione del pomeriggio. Uh, il telefono ha ripreso a funzionare, i vostri messaggi sono arrivati. Uh, se però non avete, perché abbiamo risposto a tutti, se non avete ricevuto risposta in questa mezz'ora precedente all'inizio della trasmissione, uh, significa che non abbiamo ricevuto il messaggio. Quindi vi prego anche in riferimento ai lotti visti nel pomeriggio, vi eh, scrivete o vi chiamate, adesso funziona tutto, quindi eh, non ci sono problemi tecnici, possiamo fare come sempre una, una grande trasmissione, anzi lo spero perché eh, noi ne siamo convinti, perché questa sera, ehm, io lo dico... Soprattutto agli amanti ehm, delle antichità, beh, delle sì. monete antiche, delle monete che è proprio storiche insomma. Non dico che ci siamo superati perché... Sembra un po' un parlarsi addosso, soprattutto alle 9.05 di sera. Ma è la selezione di monete romane, lo dico subito, che questa sera ci accompagneranno nel viaggio delle prossime tre ore. Sia per quanto riguarda l'argento, che per quanto riguarda il grande eh, uh, espositore dedicato agli aurei romani. Eh, L'attenzione per il mondo bizantino, diviso in due capitoli importanti, ti ringrazio. La cristianità e poi gli imperatori, proprio legati all'anno. Mille. Esattamente. Confermano come la grande numismatica parli la lingua del mondo, quella lingua del mondo che ha tradizione, la tradizione arriva dalla storia, dal collezionismo delle monete romane, delle monete greche, il nostro direttore vuole cambiare vuole cambiare le luce. <ride> allora ehm, andiamo a visitare il nostro set. Cominciamo Alberto perché eh, ci hanno sgridato e la risposta. Molto semplice, eh, grazie per le vostre segnalazioni che ci aiutano anche a, a essere produttivi nel cercare di accontentarvi nelle nostre trasmissioni. Banconote: tanti, tanti gli appassionati di banconote, collezionisti di carta moneta o non collezionisti, ma amanti di quelle documentazioni storiche che sono eh, la carta moneta, quelle carta moneta che oggi è diventata, lasciatemelo dire, un po' piatta per un diffusione. Un po' banale. Un po' banale, sì, insomma. Un po banale. Negli anni, eh, nei primi anni del Novecento, nella fine dell'Ottocento addirittura, significava delle piccole eh, o grandi opere d'arte. E abbiamo messo a fianco due esemplari questa sera. Eh, due miti, due diciamo miti, proprio. Due miti a confronto periodi diversi, grandezze <ride> diverse, ma assolutamente due banconote che rappresentano un po', Due miti per quanto riguarda i collezionisti, non solo, perché si può sempre iniziare, si può sempre, ci si può sempre avvicinare al mondo delle banconote, ricordo anche per fare un prestigioso regalo, eh sì. per farsi ricordare magari a chi di quattrini magari ci lavorano anche se è un commercialista che lavora in banca quindi vengono anche molto utilizzate chiaramente come importanti regali abbiamo sulla sinistra dei vostri teleschermi potete già ammirare ma entreremo poi con calma dei dettagli in quello che forse è una banconota che è diventata anche un mito per quella famosa canzone, non solo le mille lire al mese, qua rappresentata tra l'altro in un grandissimo stato di conservazione, ne sì. portiamo sempre di meno le banconote, sono sempre più difficili mm. da trovare perché ahimè un conto sono le banconote che potete trovare nulla eh, chiaramente ce ne voglia però sul mercatini no? quindi in un pessimo magari stato di conservazione molto usate, molto usurate, molto piegate un conto e portarle certificate Bolassi, con quella qualità che la Bolassi esige e pretende dalle banconote e poi la numero uno in assoluto sì. la numero uno del Regno d'Italia la numero uno del nostro catalogo anche legato alle banconote quella prima, vale c addirittura vale 5 lire proprio scritto ed era quella banconota di Umberto I quello vedete riconoscibilissimo, a corso legale, convertibile al portatore e a vista in moneta metallica. Addirittura veniva scritto sulla banconota. Avemo Quindi la numero uno è il mitico mille lire. Di conoscere meglio queste banconote proposte tra l'altro il mille lire, lo dico una, anche se non è d'abitudine, parlare subito di prezzi, ma. Anche su questo siete stati molto incisivi. Lorenzo, le, le, dacci le quotazioni. Pensate 1000 euro soltanto, 1035 per il grande M, per il grande mille lire: È una banconota favolosa, veramente da, da, da scegliere, come diceva Elena per il piacere di collezione, ma anche per un bel regalo legato alla storia della banconota. 2175 invece, per il grande esemplare, in grande qualità. In grande qualità, perché diciamo, sì. iniziamo subito sì, in questa... quella scala percentuale con cui la Bualaffi chiaramente mette dalla qualità anche alle sue banconote, o addirittura un 70% per una banconota, come diciamo, la numero uno del Regno d'Italia. Allora, andiamo avanti. No, vorrei far vedere subito um, questi due... Eh, Diciamo espositori in plexiglass, che ricordano molto quelli dei musei: non è un caso, perché le monete che trovate presentate in questa trasmissione sono davvero museali. E noi tante volte abbiamo sentito urlare in televisione: museale, qualcuno che ha parlato troppo ha già chiuso. Quindi, attenzione, quello che noi definiamo museale ha ragione d'essere. E stasera, due monete, una dedicata a Napoleone Bonaparte, quella alla sinistra del teleschermo. Pensate che quello è il rarissimo doppio marengo di Napoleone, il 40 lire di Napoleone Bonaparte, empereur français, eh, ma con un'importante zecca, il 40 franchi, L ho detto lire? Sì, allora chiedo scusa, no, è ancora in Francia. 40 franchi, zecca di Torino, quindi cosa vuol dire? Che Napoleone è, ha già preso e conquistato il potere eh, in quello che è il suo diciamo, sviluppo. Di, con, di espansione sul suolo italiano ma non sono stati approntati ancora i coni in lire e quindi circolano a Torino e in tutta diciamo, la Repubblica Subalpina le monete ancora francesi. Mi sento di dire bellissimo il volto, bellissimo il volto a testa nuda, si rifà ai grandi imperatori del passato, sì, sì. la, la, la moda impero la rilancia fondamentalmente lui sia nei vestiti sia... Nell'arredamento, ma anche proprio nel modo di pettinarsi in qualche modo, e questo proprio, è lo stile proprio esatto. classico, insomma, imperiale mm. di Napoleone. 1806, quel, 40 franchi e poi molto importante. E poi quel cuore, esatto. speciale San Valentino. Eh, Lorenzo qua. era quasi. Non è speciale San Valentino, anche se domani tra l'altro tanti auguri a tutti gli innamorati, ma quello è un cuore e quel cuore è, sta per la zecca rara, molto rara di Torino. 2100 euro, ecco questo è in uh, visione speciale, secondo me va scelto dai collezionisti che stanno portando avanti le collezioni di Marenghi e di doppi Marenghi. E la so, collezione legata a Napoleone. E la collezione di Napoleone. È stato un successo la presentazione nelle scorse settimane dei doppi Marenghi e questo è uno sicuramente, anzi lasciatemelo dire, dei più rari, proprio legato a questa zecca fantastica e a quest'epoca fantastica. 2100, mm -hmm. non l'abbiamo ancora detto, ma lo ripeteremo sì. tutta la sera perché è molto importante. Qualsiasi cifra che la Bolaffi vi dà con grande trasparenza, che chiaramente è frutto della qualità e della rarità, dell'incrocio tra qualità e rarità della moneta, Qualsiasi cifra può essere tranquillamente dilazionata, non ci sentirete dire in 10-rate, in 20, in 5 un acconto adesso e poi la pagate tra tre mesi perché non è questa la sede. Certo. Per fare questo ci sarà, come diciamo sempre, un appuntamento con tutta calma per valutare intanto quelle che sono anche le vostre esigenze, quella che magari la vostra voglia di accantonare una parte dei mm. vostri risparmi oppure che li avete svincolati perché ahimè come capita a tanti di noi, non vi davano nessun tipo di soddisfazione economica, anzi vi procuravano anche incertezze. Ricordiamo che la Bolafi dal 1890 si occupa di quei veri beni rifugio, di quei gli oggetti che non sono replicabili chiaramente perché fanno parte ormai del passato, i cui numeri sono ben definiti e quindi possono essere veramente valutati con serenità parlando proprio di mm. bene rifugio. Quindi ehm, prendetela anche magari come abitudine magari mensile di mettere parte dei vostri risparmi su una bella moneta. Bene, già disponibile, attenzione, il centralino aperto, i numeri funzionano tutti, il, il WhatsApp, WhatsApp funziona, che è da scegliere. Ehm, come buon consiglio davvero to sui proprio per in onore per a Napoleone francese. Francese. bene la seconda moneta che andiamo a vedere è una moneta dedicata coniata dal 306-281 avanti Cristo è una moneta davvero che entusiasma per quello che è il suo conio sul diritto e sul rovescio è una moneta dedicata a Zeus e quindi parliamo di un tetadramma di una moneta greca Cognata proprio in onore di Zeus e lo vediamo rappresentato sul diritto di questa moneta. Fu coniata durante il regno di Seleuco, che era uno dei generali di Alessandro Magno, nonché satrapo alla morte di Alessandro Magno, alla diffusione e alla distribuzione però, del, del regno. Grande, sì, immenso regno di Alessandro Magno. Esatto. Questa moneta è dedicata, una moneta fantastica perché è dedicata sul diritto a Zeus. E l'immagine di questo manufatto nel pomeriggio abbiamo avuto la possibilità di ammirare ed è giustamente stata confermata una moneta eh, della nostra amata Magna Grecia, ma eh, nulla da togliere sicuramente alla nostra bellissima Magna Grecia, ma sono sicuro che entusiasmerà tutti perché è una moneta che non si vede di solito nel nostro puntato del lunedì Elena, va detto, un'Atena e che è Atena è Elena. Un'Atena addirittura sul rovescio, quindi doppia divinità, di, sul diritto abbiamo visto quel monumentale, veramente maestoso primo piano di Zeus e al rovescio addirittura Atena che guida sì una quadriga ma addirittura di elefanti, da sempre simbolo di fortuna, di... Non solo fortuna, proprio di mh, anche prosperità. Quindi, veramente la quadriga di elefanti con sotto <coughs> la zecca, proprio la zecca che prende nome da quel Seleuco I che, come giustamente dici, ha preso prese una parte del regno di Alessandro Magno, diventando uno dei satrapi con cui, con cui che si divisero il grande e l'immenso di Alessandro Magno. Quindi è una moneta assolutamente affascinante. L'hai detto tu è una moneta difficile da trovare in prima serata. La richiesta, tra l'altro posso dirvi è veramente da invito al collezionismo. Sì. Questa può essere veramente quell'inizio di collezione ma anche la fine, perché iniziate col capitolo più antico delle monete, perché abbiamo visto che più in là nel tempo rispetto a chiaramente il mondo della Grecia classica Ahimè non si va dal punto di vista numismatico, iniziate con una moneta meravigliosa perché diciamo sempre che le monete greche sono il punto di partenza ma anche forse il punto di arrivo per quanto riguarda la bellezza, ma con un prezzo assolutamente ragionevole. 1950 euro per quella che può rimanere anche un'unica moneta, magari proprio messa su questo plexiglass, una nostra, vostra vetrinetta magari ben illuminata per dire io ho una moneta di circa il terzo secolo a.C., che rappresenta Zeus sul diritto e sul rovescio Atena, che guida quattro elefanti. Gli Trovo elefanti. che sia veramente meravigliosa. Gli elefanti, gli elefanti che... In Italia i romani non avevano mai conosciuto, ricordiamo Prima di Annibale, ricordiamo, ricordiamo Pirro, ricordiamo sicuramente i fatti e dall'altra parte del mondo invece, per quello che allora era l'altra parte del mondo, cioè il mondo greco, ecco questa rappresentazione assai curiosa perché quadrighe di cavalli ne abbiamo viste, quadrighe di elefanti veramente diventa qualcosa di straordinario. 1950 euro su questa moneta, anche questa è un po' una sorpresa del lunedì, Possiamo accontentare qualche chiamata, quindi eh, vi dico, eh, non abbiamo, possiamo accontentare qualche chiamata, non vi dico quante, qualche <ride> chiamata. Allora, chissà se ti leggono nel eh, pensiero, eh. allora, adesso prego tutti quanti, coloro all'ascolto, di concentrare le proprie attenzioni su, no ti prego, cominciamo perché voglio arrivarci un po' con, con calma, <ride> Su questo espositore dedicato Elena alla cristianità. Alla cristianità. Anche questo è un, una selezione di tre monete eh, che eh, devo dirvi la verità, eh, nel 2015, mh, inizio 2016 avevamo possibilità di offrire. Eh, con una discreta disponibilità. Poi è successo, è successo quello che succede quando si presentano monete così importanti a prezzi così semplici, così eh, contenuti. Il grande successo ha portato all'esaurimento di queste monete, la difficoltà di reperimento. E allora ogni tanto una, qualche volta due, mai tutte e tre. E allora abbiamo voluto ripartire in questo 2017 con un'azione di ricerca, di selezione di qualità, ed è il, siamo riusciti a portarle tutte e tre le monete legate alla cristianità. La collezione completa che riguarda le prime mon monete legate al concetto di cristianità. La collezione in realtà è una mini collezione, ma dal punto di vista numerico, ma importantissimo per quanto riguarda la storia. Qua l'Impero Romano si è spostato a Oriente, la zecca delle monete e Costantinopoli per tutte le tre. Il mondo ormai. Di Roma, la caduta dell'impero romano Occidente, 473, il Baricentro si sposta per forza di cose ad Oriente. Quella Costantinopoli che prendeva il nome proprio di Costantino, quella Conob che vediamo già scritto sulle monete. Che cosa diventa centrale? Qui non è più l'imperatore, lo diciamo sempre, che rimane chiaramente sulla moneta, lo andremo a vedere centrale, ma diventa il rovescio, in qualche modo. La cristianità e i grandi simboli. Allora, in questa prima moneta. Dove l'imperatore Foca l'andremo poi a vedere sul diritto, ma per adesso diamo la parte più significativa legata proprio a quell'angelo d'oro. Sì, una volta era la Vittoria e poi questa Vittoria, che continua a essere, tanto che viene scritta ancora Vittoria Augusta, però si trasforma in un angelo. Qui i simboli importanti del cristianesimo, la, il globo sormontato dalla croce. Diventa centrale e questa è veramente una collezione che ha affascinato molto di voi, fondamentalmente per due motivi. Uno, perché è il giusto prosegu e proseguimento di quella grande collezione di aurei che poi diventano solidi dell'impero romano d'Occidente. Perché diventa la centralità del cristianesimo che ha fatto veramente. Tassi da gigante in pochi secoli, tanto da arrivare a essere centrale sulla moneta. Il 8 e 15, così diamo anche un po'. lotto il 15, lotto 15 iniziamo a dare anche la quotazione per questo auro dell'imperatore, solido scusate, dell'imperatore Foca legato alla figura dell'angelo a 1140 euro. La, I simboli cristiani, il, la, la, il globo con la croce, il pastorale con i simboli di Cristo. È davvero la dimostrazione che qualcosa è cambiato. Costantino l'aveva eh, avviato questo con processo e poi con il suo editto Con il suo e danno il nome mm. anche a Costantinopoli, che sede Bellissimo. poi di questa zecca. Quindi veramente diventano poi 1140 euro per mettervi a casa una moneta originale. Ricordiamo che tutte queste monete sono accompagnate puntualmente dal certificato volante che andremo a mostrarvi. La collezione però si compone di tre monete, ma attenzione, potete confermarle singolarmente, che. anche se un fortunato che non avesse nessuno delle tre il consiglio. Che Lorenzo e Dio possiamo tranquillamente darvi e di confermarle tutte e tre. Poi eventualmente sceglierete se prenderle tutte e tre, magari pagandole poco per volta, o sceglierete quella che vi ha più colpito o impressionato. E andando avanti velocemente, perché forse sì. poi volevi che la carrellata fosse anche no, un po' no, più ma... rapida, passiamo alla moneta centrale. Qui invece c'è la croce, cioè addirittura quella croce, tanto ostacolata nei secoli precedenti, che diventa centrale nel rovesciare questa moneta. Questa croce, su una sorta di piramide a gradoni con quattro gradoni, l'ha sempre la scritta. Taconomo della zecca di Costantinopoli e sul diritto andremo poi a vedere gli imperatori, quell'Eraclio, col quel figlioletto Eraclione, che nel 610 e 641 permisero a questa moneta di circolare nell'impero romano quello che ormai era diventato l'impero romano non più d'Oriente Occidente ma aveva la vellità ormai di comprendere tutto e qua vediamo il, il meraviglioso tra l'altro diritto questa è una consuetudine sì. che poi nei secoli si tramanderà invece di mettere al diritto l'imperatore e il successore fondamentalmente in genere un figlio il più grande dei figli per dare già continuità all'impero quindi guardate la meraviglia tra l'altro di questi immagine anche il diritto e sono monete d'oro d'oro mm. quasi puro. 16 e l'81330 la richiesta e qualcuno potrebbe interrogarsi sulla bontà, passatemi il termine, di questi prezzi, sul fatto che probabilmente tali quotazioni sono assimilabili a poca importanza. Beh, io vi faccio vedere una cosa interessante. Della serie, voglio dire, un libro importante che proprio ha come nome La madre di Dio a Bisanzio. E questa, è, ti prego, sono due immagini: due Tutte immagini, due. una e due, sono in bianco e nero, ma si identificano Perfetto. tranquillamente perché parliamo proprio delle monete che vi stiamo presentando. Monete che sono. Uh, state fotografate direttamente dal museo di Washington. Washington, uno dei maggiori musei di Washington che vanta nella propria collezione particolarmente soprattutto magari legata la, anche a icone legate al mondo bizantino, però puntualmente vengono fotografate. Questa è proprio quella, la prima che abbiamo descritto, l'imperatore Foca la vedete al diritto e la vittoria ormai un angelo il nostro signore foca imperatore perpetuo sul rovescio la vittoria con lo, lo scettro e globus cruciger Circondata dalle parole, vittoria degli imperatori. Signori, mud, monete museali, ecco, io anche questa sera non ho la capacità fonica per urlare, ma a questo punto già dovrà partire un urlo, Elena, perché monete dei musei, l'imperatore Foca, l'imperatore Eracleo ed Eracleone, che è quella che abbiamo appena visto, È le bacheche dei principali musei, eccolo qua, vedete il tema della vittoria tradizionalmente espressa dalla vittoria è per la prima volta completamente sostituito dall'immagine della croce e torniamo sulle nostre due monete sulla vedere perché questo certo. è un bellissimo catalogo di una bellissima collezione per esempio l'abbiamo detto un mm. museo di Washington tra l'altro la capitale degli Stati Uniti quindi non stiamo dicendo chiaramente mm. un museo assolutamente prestigioso le monete le abbiamo qua questo perché? lo ricordiamo ed è giusto dirlo ogni volta perché corrisponde alla verità il collezionismo numismatico è saldamente ancora nelle mani dei privati. Questo perché? Perché c'è proprio un istinto di tanto un po' conservazione, di tramandare di padre in figlio quelle che sono quelle collezioni che da più di 2000 anni vengono tramandate. Ecco perché i musei sì hanno delle importantissime chiaramente, collezioni, ma hanno un'economia di scala per cui devono dividere le proprie risorse. Su tanti chiaramente argomenti, in tante vacche che da riempire, invece i collezionisti mm. hanno il privilegio di potersi magari dedicare a quello che più piace. E la Bolaffi ha invece quella capacità, allora diciamocelo, raccontiamolo una volta: di andare in giro per il mondo e scovare questi grandi piccoli tesori o perché no, riacquistare queste monete dei collezionisti questo è anche un senso, di, deve darvi quel senso di tranquillità, di mettere da parte i vostri soldi in oggetti che non passeranno mai di moda la grande storia non passa mai di moda la Bolafia ha già fatto per voi una selezione legata a quelle grandi collezioni che continuano a essere tramandate di padre in figlio, ecco perché magari non trattiamo anche monete affascinanti divertenti dall'altra parte del mondo perché è giusto dare un vero Bene, il rifugio. E si completa questa che è una raccolta. Abbiamo addirittura un cofanetto pronto ad accogliere tutte e tre le monete. Forse poi abbiamo anche una visione certo, per con un'immagine che sicuramente completerà anche dal punto di vista emotivo questo passaggio, questo percorso. Gli imperatori si spingono. Nel far entrare nelle proprie monete i simboli della cristianità, ma si dovrà arrivare intorno all'anno 1000 per avere l'esplosione di questo concetto con la presenza addirittura del volto e del busto del Cristo. E allora davvero con eh, quella giusta, eh, anche con quel giusto trasporto che si deve dare di fronte a simili opere d'arte dove le icone eh, è, sono sicuramente un'espressione tipica. Di quella che è la, la rappresentazione artistica di questa immagine, ma su una moneta d'oro, su una moneta coniata intorno all'anno 1000 durante il regno di Michele VII, diventa l'espressione massima che si possa avere per scegliere quello che è il volto benedicente del Cristo Pantrocator nimbato, bellissimo, con le iniziali le vedete, che i mosaici bizantini riportano i CXC, Jesus Cristo. bene, 1.330 euro io non vi faccio la somma ma siamo intorno ai 3.700 euro per, sì, 3.800 eh, cioè, 3.800 per chi volesse dire ed è il buon consiglio allora lo dico perché qualcuno magari ci segue per la prima volta allora insomma, bello questa eh, affascinante, Elena, una storia meravigliosa. Che devo fare? Quale scelgo? Beh, intanto la scelta è una scelta in visione gratuita. La telefonata, il WhatsApp, visto che funziona tutto, approfittatene. Significa mettere da parte per voi. Poi ci vedremo dove siete a Bari, a Canicattì, a Belluno, a Reggio Emilia, a, a Courmaier. Ovunque voi siate, abbiamo la possibilità di ospitarvi nei nostri negozi: Torino, Milano, Roma e Verona. Oppure, e qui diventa davvero comodo, possiamo venire noi a casa vostra perché abbiamo una rete di funzionari pronti a raggiungervi. Bisogna fare solo una cosa, però, durante la diretta: questa è una diretta e questo è il valore aggiunto. Eh, confermare per dire metti da parte: nel pomeriggio c'è stata una ricchissima trasmissione, i collezionisti all'ascolto che avessero già confermato qualcosa nel pomeriggio, devo vedere il funzionario, devo andare nel negozio di Milano, una moneta in più fatela mettere da parte perché hai la possibilità di scelta privilegiata. Poi quando l'hai vista deciderai se comprarla e se decidi di comprarla potrai anche decidere insieme al nostro funzionario come pagarla magari con una comoda dilazione. Dove andiamo allora? Io vorrei completare per poi andiamo sulla, sulla parte romana. Beh, intanto vediamo spiegando. quello che è la visione di insieme, visto che sì. abbiamo un'immagine. Questo Beh. è il cofanetto, chiaramente a tre fori, dove possiamo portarvi l'intera collezione che si compone, la, la collezione è legata agli ori della cristianità, lo vedete col catalogo. C'è poi una continuazione di questa collezione. Sì. È avuto talmente successo che chiaramente gli ori solidi sono andati avanti in quel lungo, Ormai l'impero le, legato all'oriente romano e la Bolaffia ha fatto un ulteriore diciamo, salto di qualità ascoltando quelle che sono le vostre esigenze, completando e continuando legati, gli, proprio le monete, gli, aure, gli aurei, i solidi legati all'anno 1000. Sì. E siamo usciti, attenzione gentili ospiti, qui chiedo uno sforzo ai già collezionisti che qualche. abbiamo presentato queste monete all'inizio dell'anno Elena. Successo enorme, le monete degli imperatori bizantini eh, e quindi molti di voi hanno cominciato a selezionare alcuni eh, di questi eh, imperatori che fanno parte della dinastia isaurica, Leone III fondatore, Niceforo poi sarà quello diciamo, che completa la, eh, la collezione. Quindi, io invito tutti coloro i quali non hanno avuto la possibilità fino ad oggi di confermare queste monete di essere molto attenti, perché abbiamo, e poi le vedremo nel dettaglio. Ma adesso vi do solo un flash: disponibili alla sinistra, diciamo, partendo da sinistra, le due monete dedicate a Costantino V, che si sono eh, succedute in rapida appunto, successione temporale. Le vediamo a sinistra, Costantino V, nella coniazione, diciamo. Quella che va dal 741 al 751 e Costantino V nella coniazione successiva. Cambiano con... chiaramente, Elena, i ritratti. I ritratti, i diritti e chiaramente anche i rovesci. <ride> sono due monete che fanno legate allo stesso imperatore, l'hai detto Costantino V ma in due fasi diverse. Tra l'altro quella sulla destra la vediamo con quella consuetudine di mettere il futuro imperatore sul diritto che avevamo visto già in quella moneta di Erachilo e Eraclione. Con la croce, però, di quattro secoli prima 2.250 e 2000 euro i due esemplari 2250 quello alla sinistra. I prezzi sono ancora mm. invito invito il collezionismo Beh, sì, come ogni volta che, zero. listino zero. Come ogni volta che lanciamo una collezione, la Bolaffi fa un investimento. Mm nei confronti del collezionismo, non tanta pubblicità, non tanto clamore, ma preferiamo veramente girare in qualche modo quello che potrebbe essere uno sconto, un invito a voi collezionisti, per darvi modo, per chi colleziona già, di ampliare la propria collezione e per chi dovesse iniziare, iniziare col piede giusto, quindi con monete. Assolutamente richiesta del mercato, ma come ha detto giustamente Lorenzo con un listino ancora, assolutamente zero. Primo anno. Catalogo pronto, preparato proprio per accogliere questo capitolo legato a Bisanzio, alle monete d'oro, che nella prima parte ci ricorda e ci va a classificare proprio con tutte le notizie storiche le monete poc'anzi viste, quindi la moneta dell'angelo, la moneta della croce e la moneta del... Amen, quella è proprio ah. con Gesù, al diritto. E quindi queste assolutamente... Raffaele, Grazie saluti. mille, un caro saluto a Raffaele che ci chiama da Palermo Ecco, poi sfogliando questo catalogo andiamo a individuare eh, questa è la prima pagina, come vi dicevo, le monete del fondatore diciamo, di questa dinasie, dinastia isaurica, Leone III Questa ce l'hai? Bene, a questo punto proseguiamo ed ecco le disponibilità di questa sera le due monete di Costantino V, eh, decisamente importanti e le due monete del che adesso, successore, del successore leone, quarto. leone quarto e adesso le andiamo a vedere completerà poi la raccolta ma oggi non disponibile la moneta di Niceforo lo dico perché Elena perché Niceforo e Leone III abbiamo avuto qualche disponibilità e sono state confermate tutte quindi sono nelle vostre raccolte attenzione a chi ehm, ha iniziato e all'inizio e la fine di questa collezione abbiamo la parte centrale molto importante. Andiamo a vederle tutte e due e poi vediamo quelle di Leone IV, questo è Costantino V intanto. Le monete come sempre <ride> accompagnato dall'imprescindibile certificato Bolaffi, ci teniamo, lo ripetiamo, è importante, mm. credete, soprattutto su monete che hanno ormai centinaia di anni sulle spalle, diventa fondamentale avere un vero e proprio pedigree, un passaporto, mi piace chiamarlo, perché con questo passaporto che la Volaffi in qualche modo vi timbra, dove vi fotografo le monete, ve le descrive, vi dice addirittura la qualità in percentuale potete tranquillamente metterle in tasca e portarle serenamente in qualsiasi parte ecco del mondo. Leone e oggi come oggi diventa sempre più fondamentale, fondamentale avere concretezza, solidità, a proposito di solidi e molta veramente proprio sostanza. Leone IV nelle due tipologie, a 2250 la moneta di sinistra al 50% di qualità e a 2002 quella di destra con la presenza dell'imperatore, con il suo successore, con i suoi predecessori una storia, ma avremo tempo eh, durante tutta la trasmissione per approfondire, ma do il consiglio, qui non abbiamo seconde possibilità, terze possibilità. No, questi eh, sono tutti esemplari unici. Esatto, quindi, grande successo di questa collezione. Beati primi. Stiamo andando in esaurimento e quindi stasera grande opportunità per prendere il cuore, eh? signor Tullio si è d'ascolto, con, controlli, ma queste le mancano. Bene, andiamo avanti perché a questo punto... Dobbiamo entrare nel vivo di quella che è la coppia di espositori che giustamente ha fatto già eh, esplodere il WhatsApp. Ma cominciamo da questo. Ci voleva uno speciale eh, per questi. Ci voleva uno speciale, ma sempre più beato chi c'è, sì, beato ehm. chi eh, non deve essere sollecitato. Sì, chi sei i fedeli, fedele, sai, ascoltatori so, hanno soddisfazione. Però, già solo quell'espositore. Allora. Io ed Elena potremmo fare la trasmissione stasera solo su queste quattro monete. Quattro, quattro monete. Potremmo prenderci il, tutto il tempo necessario per dirvi che in una serata speciale, perché un pre-San Valentino, il pomeriggio abbiamo dedicato davvero insieme a voi, siete in tanti, avete confermato e scelto tante belle monete. Mi fa piacere che ci fossero all'ascolto anche i collezionisti filatelici che hanno scelto monete, che si sono entusiasmati sui nostri... Eh, certificati insomma cerchiamo di accontentare tutti bene in questo espositore Gentili Ospiti era chiusa la collezione di denari d'argento romani con la presenza dei quattro denari più rari di tutta la collezione in questo espositore Gentili Ospiti si concretizza un qualche cosa che non succedeva da anni e volevo usare ma decenni perché effettivamente quando cominci ad avere vent'anni di carriera ti rendi conto che l'insieme delle quattro monete d'argento che ci raccontano l'inizio dell'impero romano con la presenza di quattro, anzi cinque, anzi sei tra i personaggi capirete più importanti del mondo romano, beh sei di fronte a una di quelle serate da museo, da notte al museo no? ogni tanto e per quello scorso... che diceva che ci voleva una speciale notte al museo ce l'hai ancora Enrico, quel bel logo notte al museo se ce l'hai è il momento di è la serata giusta, eh? perché hai tirato già fuori quell'espositore per cui vale la pena sprecare mm. certe parole allora, gentili ospiti eh, c'è un caro amico qualche settimana fa con cui parlavo amico, io mi sento la, mi prendo la libertà di chiamare amico tutto, tutto colui mm. che è il telespettatore che poi nell'accezione maschile o femminile no, amico, l'amico della Bolafe è colui che segue le trasmissioni eh, è dieci anni che facciamo queste trasmissioni ieri ho con mio fratello e ma davvero dieci anni? ma non è vero Dico, guarda sì. che sono più di dieci Passano anni tu anni. continui a dire dieci anni già almeno un paio d'anni ma Bene, è vero quindi è <ride> sì che sono dieci anni allora parlavo con questo amico qualche settimana fa mi diceva io un denaro di Giulio Cesare lo vorrei ma lo vorrei, non postumo, io non lo vorrei un denaro di Giulio Cesare coniato dopo la morte di Giulio Cesare in onore di un Giulio Cesare divinizzato, deificato. Io un Giulio Cesare lo vorrei coevo alla sua vita. E io ti rispondo, gentile amico, se sei all'ascolto, oggi pomeriggio c'era, quindi spero che ci sia anche in questo momento, che il denaro di Giulio Cesare disponibile questa sera non solo è coevo alla vita, ma è coevo alla morte di Giulio Cesare e allora andiamo a vedere il primo grande capolavoro di questo espositore dedicato ai denari romani. Un denaro di Giulio Cesare coniato e lo faccio vedere eh, poi mostrando il certificato nell'anno delle Idi di marzo 44 avanti Cristo. Nel 44 avanti Cristo l'esasperazione portata dal governo dal dittatoriato che Giulio Cesare sta portando avanti come percorso conclusivo delle sue grandi vittorie e campagne militari, porterà a una congiura che vedrà con la guida e con la mano di Bruto, eh, primo diciamo, a dare, a sferrare la, la coltellata, eh, la morte di Giulio Cesare. Tu cuoque, mm. brute, filimi. Si tramanda, non stessa so se la le leggendo la storia, quello che disse Giulio Cesare, vedendo proprio Bruto tra i congiurati. Ma questa invece è storia, ma è quella storia concreta di cui si occupa la Volaffi, è una moneta che diventa un simbolo. 44, l'hai detto, avanti Cristo. Giulio Cesare in un grandissimo stato di conservazione, e questo è proprio il profilo di Giulio Cesare. Tra l'altro, abbiamo visto altri esemplari, ma. Ci tengo a farvi notare quanto sia bello e fedele il ritratto, perché tutto diventa importante tutto vi fa capire la qualità Bolaffi da dove arriva, la centratura della moneta, quel Cesar addirittura imp. È fantastico. Imp. Ma e di solito c'è scritto DICT. Imp. Dic. È pazzesco. Cesar imp. Allora io vorrei mostrare questo Quella numero, 35% e vorrei che la regia mi inquadrasse questo numero e questo che è la qualità media, 25%. Allora io stasera in una serata in cui mi sentirei di fare, farò tanti piccoli riferimenti a tanti amici all'ascolto, a chi un denaro di Giulio Cesare lo sta cercando e lo sta cercando perché è l'inizio di tutto e lo sta cercando in maniera speciale del periodo in cui Giulio Cesare è vivo e Giulio Cesare prende una consapevolezza enorme il fatto di coniare la parola imp su una moneta voi capite che in un'epoca repubblicana quando imp non significava imperatore nell'accezione che noi conosciamo con Augusto ma comandante dell'esercito perché imperatore, ricordo, imperato significa comandante dell'esercito ma qui assume una, una espressione che ci riporta invece al suo ideale di comando. E allora ecco che il 44 a.C., data di coniazione di questa moneta, l'Eidi di marzo, viene a essere battuta una moneta che coinciderà con l'assassinio di Giulio Cesare. Sul diritto il volto spettacolare, perché la qualità è superiore alla media di 10 punti, 25 contro 35%, la, il rovescio con la Dea Venere bellissima questa immagine facciamo vedere la moneta con la, con la statua della vittoria sul rovescio e quindi al 35% a 5.635 euro io Scusate, ma questo, a questo amico, a eh, questo amico vero... E mettiamo anche la grafica, voglio... ci aiuta perché veramente sì, questa è una delle monete cinque. da prendere questa sera, sì. in questa speciale notte al museo, questa sì. è una Beh. di quelle veramente monete che fanno la differenza, ma non solo nella collezione di numismatici, ma diciamo nella vita eh, delle sì. persone. Avere mila, una 600, moneta Un denaro di Giulio Cesare del 44 a.C. e un orgoglio proprio... Per la persona, non so come dire, numismatico, non numismatico, amante della storia, amante del passato, una moneta da tramandare, una solidità, un qualcosa che non passerà mai di moda, questa è una di quelle monete dove mi sento di sprecare una parola in più. Sono quelle sì. monete che ogni volta con Lorenzo, quando abbiamo visto quest'oggi, abbiamo visto la data, non può, vi assicuro, un brivido. Se non l'avete mai avuto l'occasione, date un colpo di telefono. Pretendete di essere i primi a vederla, di veramente prenderla in mano e pensare per un attimo questa moneta. Che storia ha passato? Questo è veramente un consiglio che vi do spassionato. Dopo tanti anni, beh non quanti, Lorenzo, ma dopo tanti anni di volaffi, che tratto monete, credetemi, ogni volta è veramente come fosse la prima volta. È un'emozione incredibile. Questa è la moneta che fa la differenza. Un colpo di telefono per vederla gratuitamente a Torino, Milano, Verona, Roma o portarla dove volete voi. Ma è da prendere al volo. Assolutamente. Scusate, però... L'emozione è importante. Molto bene, allora prosegui, proseguiamo. Proseguiamo perché Giulio Cesare, Giulio Cesare viene assassinato quel lì di marzo, quel 44 Anticristo, Non la perdano, non la perdano. Non venite poi a, a parlare a di ma sono già impegnato, già dei un conto, devo già pagare no, delle monete così. crescita. Non importa, si, prendono, cioè, si vedono queste monete quando ci sono. Poi lo troviamo, lo sapete benissimo, la Bolaffi fa abiti su misura. La Bolaffi ha la possibilità di studiare un piano di pagamento per venire incontro alle vostre esigenze. Siete già impegnate, la mettiamo in fondo. Ma quest Posso, Grazie, grande, Grazie una, per la conferma e fa, complimenti. Perché questa è veramente una grande moneta. Posso, se posso ringraziare qualcuno, Cristina, possiamo me lo... ringraziare qualcuno. Signor Giuseppe che chiama da piscina. Oh, signor Giuseppe, con immenso piacere. Per la conferma. Sono veramente contento perché ehm, è andato a confermare una moneta di grande, grande livello. E, e va in compagnia del 10 euro battesimo scelto. Quindi un regalo che ha fatto, un regalo che si fa immagino. Perché. Allora, signor Giuseppe, e allora, qui a proposito di clienti all'ascolto, di collezionisti all'ascolto, quello che sta succedendo stasera è evidente. Qui le monete le perdete una dietro l'altra, quindi buon consiglio. Giulio Cesare, anzi la voglio girare, non la, la inquadrò ancora perché voglio fare una sorpresa. Giulio Cesare viene assassinato. Giulio Cesare, eh, e dopo la morte di Giulio Cesare si innesca un periodo veramente complesso, delicato, fondamentale in quelle che saranno le mosse che i personaggi eh, che emergono dopo l'assassinio di Giulio Cesare compiranno. I personaggi sono diversi, noi ricordiamo in particolare tre: un uno è Ottaviano, il futuro Augusto, Augusto Ottaviano Augusto, futuro imperatore. L'altro è Lepido, una figura minore che poi uscirà di scena, e il terzo che tutti ricordiamo si chiamava Marco Antonio. Bene, Marco Antonio eh, chiaramente entrerà poi in conflitto con ehm, il buon Ottaviano. Eh, Marco Antonio vittorioso sugli armeni eh, andrà ad Alessandria d'Egitto a festeggiare questa vittoria. Questa Uh, Questo andare ad Alessandria d'Egitto è giustificato dalla sua ormai unione, che non è più un'unione spirituale ma è anche un'unione fisica, con la regina d'Egitto, con, con la regina d'Egitto Cleopatra, Marco Antonio celebrando la vittoria, portando in catene il re Armeno ad Alessandria d'Egitto, Dimostrerà ulteriormente questo allontanamento da Roma e innescherà quel meccanismo che porterà poi alle, allo scontro finale tra Ottaviano oh. Augusto e Marco Antonio, la famosa battaglia navale di Azio. Bene, signori, Marco Antonio ha coniato nel 34 a.C. la moneta che abbiamo disponibile, che adesso la regia ci va a Dieci anni dopo quella moneta delle Idi diciamo, ID di marzo. marzo, il suo volto va a essere eh, rappresentato sul rovescio di questa moneta, lo vediamo in un ritratto che difficilmente un libro di storia una, eh, potrà raccontarci perché ricordo che la fedeltà dei ritratti la si ha grazie alle monete e non sempre alle statue perché spesso sono successive ed ecco che il Marco Antonio che vediamo su questo rovescio della moneta va a ritrarre e a dimostrare con la connessione di questa moneta la sua presa di coscienza. Marco Antonio aveva deciso con Cleopatra di, di ripristinare il grande il regno, regno del Tolomaico, Tolomaico Tol e a dividere, dividere tra i figli che lui ha avuto con Cleopatra e quello che Cleopatra che aveva avuto, avuto in precedenza con Giulio Cesare. L'atto la, finale di questo, chiamiamolo anche atto d'amore, guarda che se non va bene... In una serata pre -Valenti San Valentino e la coniazione di una moneta dedicata alla sua regina, alla regina Cleopatra. E allora vado a dare il rovescio di questa moneta e qui il nostro amico e che poi ha confermato. Ma ci soffermeremo ancora, eh, però su quel volto e sulle figlie e di Marco torneremo. Antonio e ci torneremo. Ma eccola qua, guarda che meraviglia! Se questo è un ritratto, un affresco, un dipinto. Fresco, che ritrae due personaggi immaginifico, questo è il vero volto di Marco Antonio e signori della regina Cleopatra d'Egitto, coniata sulla moneta di... Addirittura <coughs> sul diritto della moneta. Questa moneta tra l'altro va a statare un mito importantissimo della bellezza di Cleopatra. Mito chiaramente tramandato anche da leggendari, film, Liz Taylor, una per tutte come grandissima Cleopatra. In realtà Cleopatra era tutto tranne che bella, sicuramente affascinante, colta, sapiente, dicevano anche, tramandano ottima amante, ma tutto tranne che bella. Questo è il vero volto di Cleopatra. Questa è una di quelle monete che ha fatto sognare intere generazioni di collezionisti. E di nuovo mi dispiace dirlo in qualche modo una seconda moneta questa sera, ma mi sento di dire che per questo espositore lo dirò su tutti. E di nuovo una moneta, di nuovo anche questa che fa la differenza. L'ha detto Lorenzo prima di presentarmi. Questo espositore legato a questi denari d'argento. Potevamo fare le tre ore della puntata. Allora, eh, c'è un grande volume, la Bibbia del collezionismo numismatico nell'ambito della catalogazione, un volume americano delle 100 monete più importanti dell'antichità. Pensate che al primo posto, le Idi di marzo, la moneta un giorno, chissà se avrò la fortuna di mostrare in trasmissione. Ma magari. La moneta cogliata da Brutto dopo l'assassinio di Giulio Cesare. È, è una classifica che non prende in esame le monete romane, le monete greche, le monete dell'antichità. Bene, al dodicesimo posto, c'è cioè proprio una postazione precisa, Cleopatra e Marco Antonio, è una cento monete più importanti dell'antichità. Questo denaro di Cleopatra e Marco Antonio si eleva perché i denari di Cleopatra e Marco Antonio hanno una annazio memoria. Quando viene a finire questa, questo progetto, le poche monete di, che circolavano a Roma subiscono due percorsi: il primo è la distruzione, l'essere rovinate, oppure quello che è successo a questo denaro. Pazzesca questa moneta. C'è quel collezionista che qualche settimana fa diceva mi piacciono le contromarche, mi piacciono i saggi, qui c'è qualcosa che va oltre. C'è una M, la vediamo. Mi dai il diritto di Marco Antonio per cortesia, eccola qua. Quella M, quella contromarca che sta ad evidenziare, vedete sul collo il fatto che questa moneta ha avuto autorizzazione a circolare addirittura a Roma, perché per una serie di circostanze fortuite mi piacerebbe sapere quali sono, ma nessuno lo può dire. È finita a Roma. E non è stata distrutta, non è stata rovinata? Ma è stata assaggiata, mm. è stata comprovata. Questo perché? Perché fino poi all'inizio del XX secolo le, mon le monete avevano valore per quanto metallo contenevano. Se questa invece di essere un'ottima denario d'argento fosse stata una moneta solo rivestita, bagnata nell'argento, non avrebbe avuto il valore di un denaro, Signora, dei... questo è perché la contromarca è veramente il certificato coevo della moneta, questa moneta in qualche modo ha una doppia circolazione, una degli anni in cui circolò, quindi pochi anni prima tra l'altro dell'anno dell zero e poi la certificazione Bolaffi dei nostri giorni. Allora la qualità media 25%, il punteggio veramente alto 490%, questo indica la rarità della moneta, è assimilabile a un euro, è tra i più importanti. Guardate, questa moneta, posso dire il valore al 100%, sì, 56.350 sì. euro. Se questa moneta esistesse al 100%, e lo sapete benissimo che non è un'utopia, è no, eh, e di, più, di più, è impossibile, cioè neanche... Eh, è il viaggio beh, spazio tempo esatto, è impossibile, bisognerebbe tornare due millenni indietro forse per trovarla, e poi ancora al 100%. Questa moneta, poi un 5% in più di qualità su questa tipologia di monete di nuovo fa una grande differenza. E questa è la moneta, tra l'altro che sancisce anche poi in realtà in qualche modo la fine di quel Marcantonio. Signori, il denaro di Marcantonio porta sul diritto la testa nuda del Triunviero con la Tiara Armena, quindi questo riferimento alla vittoria che vi dicevo, sul rovescio il titolo conferito a Cleopatra. Cleopatra, regina Regum, Filorum Regum, ovvero Cleopatra, regina dei re, madre dei figli dei re. Pazzesca! La richiesta per questo 30%... Capite che era una moneta di grande rottura, qua a Roma ah. si indispettì tantissimo eh, beh, sì. con questa moneta. 16.905 euro! Per un denaro di Cleopatra, forse tra i più belli apparsi sul mercato degli ultimi anni. Sì, sì, ma di pure mercato internazionale, non abbiamo per una volta paura ma no, ma a dire le cose come stanno, perché mercato... sai benissimo il viaggio che ha fatto questa moneta. E quindi io davvero in provocazione a chi ha saputo scegliere eh, giustamente la moneta di Giulio Cesare, ebbè, eh, questa è una moneta che completa Cleopatra. Prima con Giulio Cesare, Cesarione suo figlio, poi con Marco Antonio, Cleopatra ha trovato in tutti i modi ad accaparrarsi di questo potere e allora è chiaro la portata economica è differente. Ma io, se posso dare un consiglio al nostro amico che ha saputo veramente cogliere l'importanza di quel Giulio Cesare del 44, ecco questa Cleopatra. E a chi l'ha perso quel Giulio Cesare? Qui ci va velocità stasera, eh? questo, questa Cleopatra immensa, immensa. Andiamo avanti, Non è. No, 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 no se no, che... i telespettatori questa sera aspettate di vederle tutte, vanno via le monete, perché sono veramente belle e grandi rarità. Tra l'altro, è come avere quasi due monete in una: eh. Eh sì. Cleopatra e Marcantone. Aspetta, Direttore, è... Io non è come avere quasi due monete in una? Sì. A proposito di due monete in una, a proposito dei grandi personaggi, a proposito di questo primo secolo davvero della storia imperiale romana che è pazzesca. Di sì, quella già essa la, la storia Clann. romana, sì, Elena, ma qualcuno ve la potrà togliere. Allora sì. io davvero mi impazzisco. E sì, poi toglieranno anche Roma, non so, toglieranno, ma dai, nessuno toglierà mai queste cose. Questa è la storia con la S maiuscola, ma non solo con la S maiuscola, con la S Dio, oh, sì, ho Già io... sentite questo. No, però è vero. <ride> è vero, è vero. No, ma è vero, se non è storia questa, allora dimmi di cosa mi racconti E allora, quando uno dice, parlavo con una persona oggi, mi diceva, ma, è il, bene rifugio, ma è il bene rifugio, tutti che parlano di bene rifugio, è, que è quello e quell'altro. E io non, mi sono un po' perdendo, lasciamo perdere l'aspetto alla finanza, quindi quel mondo così complesso. Ma il bene rifugio, il mattone, no, per eccellenza, ci cioè, compro un garage, compro un appartamento e lo pago X. Poi dopo anni mi dicono c'è la crisi, c'è la crisi, e eh, quindi ma come l'ho pagato 30, adesso vale 5, vale 10? E eh, amico mio, ma hai visto quante case hanno costruito? Ma hai visto quanti box interrati eh, pertinenziali hanno costruito nelle città? E il tuo box non vale più niente. Ecco, allora il bene rifugio a cui tutti abbiamo qual è? Quello che non è messo in discussione. E qual è il bene rifugio non messo in discussione? Quello che non è ripetibile. Qualcuno chiami, centrodio, cioè e dica: No, amico mio, un denaro di Cleopatra e Marcantoni è ripetibile. Allora io mi alzo e me ne vado, perché se è così vuol dire che non ci stiamo intendendo. Se state cercando la solidità anche per i vostri risparmi, l'alternativa, mica si compra niente con la telefonata di questa sera, si dice io Cleopatra e Marcantoni lo voglio vedere. Voglio togliermi il gusto di vederlo. Eh? Non lo perdano. Andiamo a vedere la prossima moneta, perché qui la serata è una serata in cui io dovevo avere la voce al 200%. Eh? No, ma invece forse è giusto che sia così, perché altrimenti saresti già, già, saresti già entrato a casa di qualcuno. No, no, la telecamera, ha, passando dalla telecamera. Se già entrate nel soggiorno perché, di qualcuno. Perché dico questo? Perché lo capirete, lo state capendo. Eh, abbiamo parlato di Giulio Cesare, abbiamo parlato di Cleopatra e Marcantonio, abbiamo parlato quindi di un mondo, che, di un processo che si è innescato e che ha visto poi eh, un percorso con Ottaviano Augusto, con i primi imperatori. Bene, eh, Augusto, eh, Tiberio, e poi eh, c'è un imperatore che arriva, ed è un imperatore che quando diventa imperatore il popolo romano tira un sospiro di sollievo sperando che un giovane vada a sostituire Tiberio. un imperatore che era vecchio e negli ultimi anni veramente feroce, quale Tiberio. Allora arriva Caligola, questo Caligola, eh, il figlio del Germanico. E... Che da giovinetto aveva seguito sempre certo. il padre in battaglia. Il suo nome, sì. Caligola, venne proprio dalle calzature dei soldati, dalle calighe. Aveva fatto ben sperare, come hai detto tu, dopo. Anni sicuramente di impegnativo, dir di poco, impero di, Tiber, di Tiberio, ma questa solo una primavera in qualche modo. Sì. In realtà passa poi la storia, ma quella storia è veramente poi reale, non leggenda, come uno dei grandi pazzi della storia romana. Però, però quei pochi anni di impero ci hanno regalato tra le monete più rare. Di tutta la collezione della Roma imperiale. Quindi, corto il suo impero, contrastato, si arriverà chiaramente all'uccisione, poi lo fecero fuori. Questa che vi presentiamo questa sera è uno in assoluto dei denari più rari di tutta la collezione delle monete della Roma imperiale. Quindi, è una moneta che nella vostra mancolista. Se C'è una mancolista, manca molti di voi. Mm, proprio sì. perché Lorenzo no, era veramente tanto che non la porta avanti. Beh, era veramente tanto e la presenza di questo meraviglioso eh, denaro del primo anno di regno di Caligola, quell'anno, sei mesi. Poi si dice, poi lui, forse per una malattia, è impazzì e poi tutta la conseguenza. Non vogliamo farvi una lezione di storia, ma <coughs> le storie che potete leggere sui libri. Ecco, dopo. Appena sei mesi il percorso mh, proprio è del Generò. <ride> Nei primissimi giorni praticamente, ti prego di esserci perché mi devi aiutare. Sono qua. <ride> Nei primissimi giorni Caligola coni una moneta in onore di quella che come per tutti è la Donna più amata. E guarda che non è. Ma di nuovo uno nostro... speciale San Valentino. Anche questa. È un'altra dichiarazione. E allora ecco che qual è la donna più amata da tutti. E io ne approfitto per salutare la mia, è la mamma. E allora Caligola conierà una moneta scegliendo per il rovescio Agrippina, sua madre. E allora con davvero questa sera? potevamo convocare davvero i curatori dei musei, fare uno speciale, non notte al museo, ma dire facciamo una serata in una bella sala della nostra azienda, chiamiamo i curatori dei principali musei, chiamiamo Amsterdam, chiamiamo New York, chiamiamo San Pietroburgo, chiamiamo il British, venite a vedere che cosa siamo riusciti ad avere. E in che qualità? E in che qualità l'avete visto il rovescio mm. di Agrippina un bellissimo tra l'altro ritratto di Agrippina con la scritta la vedete dal basso all'alto poco poco scritta agrippina come fosse dati lo scritto questa è una moneta di grandissima qualità perché non solo abbiamo scovato riacquistato addirittura in questo caso dieci anni di distanza e Lorenzo vi mostra con orgoglio il certificato quando le monete ripassano da noi è come se avessero addirittura un punzone in più una contromarca in più eh sì eh, ci abbiamo messo dieci anni e non è stata volontà nostra ma quello che normalmente è il percorso che Possono fare queste monete, cioè comprate, scelte da un collezionista e poi per mille motivi questo collezionista o chi per lui, spesso gli eredi, se ne disfano per necessità contingenti. Allora dal 2007 quando è stato coniato, stampato, su, questo certificato che è stato mantenuto perché il certificato ovviamente laddove la moneta non cambia, non modifica le sue caratteristiche tecniche rimane lo stesso. Ma quello che vorrei dirvi e fare, fare anche questa sera è anche su questa moneta un confronto con quella che è la qualità media. Questi sono i denari di Caligola certificati, anzi scusate, rappresentati sul nostro catalogo, nelle tre tipologie conosciute, quello col diritto col germanico sul rovescio, quello con eccolo qua, vedete con eh, il germanico, quello con Agrippina. Ecco eh, la qualità media su questo vorrei insistere. 30, 30%, perché la Bolaffi sempre puntualmente vi dà l'indicazione delle monete. Cui, la qualità media in cui troviamo le monete. Guardate questo: 30%. 40%, una moneta che al 100% ormai supera i 25.000 euro e che a 10.350 euro il lotto numero 7 diventa la scelta <coughs> ottima per chi? Per chi sta inseguendo l'aureo di Caligola da anni, ma ormai i 70, i 80, i 100.000 euro bisogna mettere sul tavolo. E magari ci fosse. E allora qui cominciamo a fare le scelte oculate. Cominciamo a valutare la possibilità di una scelta così reale quando c'è, perché le monete si scelgono quando ci sono. Lorenzo, ma poi tu le, io le devo anche pagare, no? Certo che le devi pagare, me le devi ancora pre, prima di pagare le devi comprare. Stasera si scelgono. Questa è una serata da notte al museo, come capita davvero di rado, e so, stiamo parlando di argenti, ma io, non è un caso che con Elena dedichiamo tanta attenzione a queste monete d'argento, a questi denari. Perché? valgono veramente tanto quanto Yaoi. Guardate le eh. quotazioni, guardate l'importanza, è lì che vedete mm. i pezzi veramente importanti, 10.350 euro per un mm. denario di Caligola, è una cifra sicuramente importante, ma la cifra è, come lo sapete, quell'incrocio perfetto tra rarità e qualità. E qua cosa avete? Entrambe le cose, una grandissima rarità per una moneta emessa in pochissimi anni, perché sono stati solo tre gli anni di impero di Caligola, tra l'altro l'avete vista, questa addirittura ha un valore aggiunto perché del primo Anno di impero di Caligola, una grande qualità il 40% contro un 30%. Perché battiamo su queste cose? Intanto per l'orgoglio di avere una scala percentuale qualitativa. Quindi non diciamo per noi è bella, molto belle, quasi fior di cono. No, noi vi mettiamo nero su bianco, come vi ha mostrato più volte Lorenzo, su un certificato, su una scala percentuale la percentuale. E vi diamo anche un'indicazione di qualità media in modo che voi passiate rendervi conto di che cosa state acquistando e la moneta come ha fatto il collezionista che a dieci anni di distanza ce l'è venuta a vendere ce l'ha venduta per un 40% questo è perché noi vi mettiamo nero su bianco questo vi deve dare una tranquillità oggi mm. la pagate un po' di più un 10% in più rispetto alla qualità media ma un giorno varrà il 10% in più. Non facciamo distinzione, ancora non facciamo valere di più le grandi rarità, non facciamo valere, pagare ancora nulla di più i grandi rovesci o quando la qualità diventa più importante, ma allora approfittatene. Questa è una di quelle serate che se abbiamo sprecato quella scritta Notte al Museo è perché veramente ci sono monete da confermare immediatamente. Allora, ricordiamo, Cleopatra e Marco Antonio ancora disponibile a 16.009. Il denaro di, di Caligola a 15.000 euro, quale scegliere? Beh, no, 10.350, scusa. Cosa ho detto? Ho sbagliato. 10.350, chiedo scusa. No, sai che l'Excel è una brutta bestia, è <coughs> eh, la sera <ride> È vero, e invece Cleopatra a 16.000. Scusate, però l'Excel non aiuta. Eh. 16.009 <ride> per quanto riguarda il Cleopatra. Mi fai rivedere un momento Cleopatra ma sì. Mamma mia, ma questo guarda. Il diritto e il rovescio insieme perché queste veramente comprate due monete in una perché è così di fatto. Ma, ma, perché qual è, oh, scusa Lorenzo, no, no, il diritto e no. qual è il rovescio? Per noi il diritto è Cleopatra, ma potrebbe essere Marco Antonio, tranquillamente, mm. sì. e lui che si mette sul rovescio e dedica a lei, la sua regina. Questo è un atto di amore, ma è anche un atto di approvazione per quello che è il grande sogno di riunire il regno. Mm. E la grande questa moneta, moneta sancisce sì il passato, il legame che Cleopatra e Marco Antanio avevano avuto Giulio Cesare, ma sancisce anche in questo momento la rottura completa con Ottaviano. Allora, e Roma che si spacca di fronte a questo. Alle 22.04. Questa è una moneta, scusate, che entra nelle collezioni di chiunque. Certo. Questa non è una collezione delle monete di parole, questa non so, è la moneta. È la collezione di chi colleziona la storia. Di chi... è la moneta di chi colleziona la fortuna, magari di avere anche un taglio di fontana. Questa è la moneta. Sì, è, è trasversale. È davvero. trasversale. Questo fa veramente. Parte del patrimonio dell'umanità. Guardate, ci sono dei. Marco Antonio e Cleopatra, veramente, questa dei, è la storia. Degli studi importanti fatti, proprio, lo diceva Elena prima, sulla, eh, proprio sul il ritratto di Cleopatra. È l'unico ritratto conosciuto, reale, che non è quello di Elizabeth Taylor che tutti ricordiamo, eh. vero Cristina? Nel bellissimo film con Rock Hudson, forse era lui, no? Chi era? Certo Nesto. Richard Barton, Barton. Richard Barton, Richard Barton. Eh, ce l'hai poi un'immagine di Enrico se lo trovi, di ecco, questo è il volto di Cleopatra, questo ha sfatato la bellezza di Cleopatra, è un qualcosa che ha fatto veramente impazzire tutti gli storici, oh, ma qui non è, come dicevela, non è numismatico. Questa è qualcosa in più. Che cos'è direttore questa? Non è neanche numismatica, questa arte, è arte. arte. Arte, la maiuscola. E, e' arte, non è anche storia, è proprio arte. È alle 22.05 i nostri telespettatori, guarda qui ecco. Marco Antonio, è certo che questa è un'interpretazione cinematografica, ma io voglio vedere Elizabeth Taylor. Se Beh possibile. però anche questo non era male, eh? <ride> Eh, e tra l'altro è bello anche questa grande storia d'amore, comunque, anche degli <ride> due attori, è voluta anche per questo, per creare questa però è, è cinema e sono grandi produzioni assolutamente importanti. Questa invece è la storia che non passa. Quale scegliere qualcuno si sta interrogando? Beh, beh. sicuramente beh, se, beh, se Marco, Antonio Cleopatra. Marco Antonio e Cleopatra non è in discussione. I collezionisti all'ascolto che fanno finta di niente stasera mi fanno venire il proito alle mani, perché sono a, in, a inseguire, guarda qui, questa era come la si voleva immaginare Cleopatra, ma in una rappresentazione chiaramente di un'attrice meravigliosa, ma quella alla sinistra è del vero volto di Cleopatra. e La storia non la metterà mai in discussione una moneta di questo tipo. I vostri soldi destinati a una moneta come questa sono i migliori soldi che potete spendere in questo momento e io mi sono permesso per mesi, anni, mi prendo in giro Elena Alessandro con le mie macchie di colore ma abbiamo visto che fine hanno fatto eh, qualcuno continua a far zappi che non trova qualche canale si interroga, come mai? Eh, come mai non... Tutti quelli che facevano sconti 80%, 70%, io non posso fare un centesimo di sconto su questa moneta, ma occhio allo sconto, perché una roba che vale 16.000, io vi dico che vale 1.500 o 2.000, vi prego cambiate canale. Eh? Quindi se ho la convinzione e la tranquillità di consigliare oggetti di questo valore, di questo calibro, è perché c'è 127 anni di storia dietro le mie spalle che si chiama Bolaffi. C'è la garanzia d'autenticità e la sicurezza di poter dimostrare, come ho fatto alla persona che nel 2007 ha comprato Caligola e che quando è venuto a riportarcelo indietro, e non vi racconto la storia per uh, privacy ecco era contento perché su quello che ha realizzato nella vendita della moneta non ci ha pagato neanche un centesimo di tassa sul capital gain e non è poca cosa con tutto quello che invece è investimenti tradizionali. Ma proseguiamo perché sono sicuro che questa moneta la state uh, valutando, dice ma io voglio vedere prima gli Aoi, ci arrivo agli Aoi ma questo denaro di Marco Padre Marcello. Ma non è un di anche San, di San Valentino da farlo eh, da farsi, vero? Assolutamente. <ride> Allora, voglio è completare. È moneta che emoziona questa. Eh sì, questa questa è la moneta che emoziona. Caligola con Agrippina sul rovescio, ed ecco poi la terza, eh, la quarta, di Giulio Cesare è andata in conferma, possibilità di scelta su quello che l'ho detto prima e lo confermo: abbiamo stasera i quattro denari d'argento più rari di tutta la collezione, tutti insieme, quando ricapita. E allora Beh abbiamo fatto apposta. Eh? Qualcuno anche... dirà, vabbè, ma non posso prendermeli tutti, ma uno, prendilo, uno scegliilo. No, proprio. più custo. che altro salvate 15.000 euro. Dico 15.000 euro perché sono Vai, sempre in manto. Bravo. Salvate 15.000 euro. Fatevi un regalo, salvateli. Salvate 15.000 euro di incertezza, di carta, di promesse, di parole e prendete un oggetto. E che oggetto, e che storia, e che certificato. Non dovete farlo adesso. 15.000 euro sono 10.000, 15, mai 2.000 non si fanno in televisione. In televisione, cosa fate con un colpo di telefono? Ve lo fate mettere da parte in modo che sparisce da quell'espositore e lo togliete dalle grinfie, <ride> scusate, di vero. qualcun altro che magari si collegherà tra un po'. Poi con calma, ma con tutta calma, Andate a vedervi anche un sito www.monete.it, eh, mm. il sito Bolaffi legato proprio alle performance economiche delle monete romane e proprio della collezione delle monete romane. www.bolaffi.it Vedete le performance di queste monete. E allora non comprate nulla questa sera in televisione, però siate i primi e fatevela mettere da parte. Intanto gratuitamente, se non avete mai avuto l'emozione di avere una moneta di 2000 anni fa con Cleopatra e Marco Antonio, potete averla comodamente a casa vostra, gratuitamente. Poi se le performance, gli andamenti, la bellezza, l'emozione di avere uno dei pochissimi esemplari, vi emozionerà, quadrerà i pagamenti, non so, riusciremo a farveli quadrare, allora si comprerà. Ma quello che è il vero peccato questa sera è non confermarli in visione, tanto più che è gratuita. È vero. No, scusate, no, insisto, perché no, ma sai, magari 15.000 euro in televisione, adesso cosa faccio? Compro, poi date un colpo di telefono, 011 il numero della diretta, mandate un messaggio e ve la fate mettere da parte, non costa nulla. Scusate, scusate. fare una sì. cosa, ce ne sono meno due o tre, io un paio me ne farei mettere da parte. Ah, per averla scelta. Sicuro, io potessi eh, essere dall'altra parte del teleschermo intanto sarei più rilassato perché. Avrei la possibilità di non dover parlare, che quindi non farei fatica. Ma farei il gesto che diceva Elena: io confermerei Cleopatra, confermerei Caligola e sulla fiducia, ma vi do un secondo eh, per farlo invece sulla concretezza: il prossimo denaro, perché Caligola è molto raro, proprio perché, come dicevamo, eh, poche monete. Poi lui viene assassinato, lui viene eh, condannato alla dannazione memoria. Quindi tutte le monete a lui collegate vengono distrutte e nel quando. momento in cui viene assassinato Caligola a Palazzo c'è una scena meravigliosa c'è un, un uomo che fa parte del Palazzo è vicinissimo a Caligola in quanto zio di Caligola certo era il fratello di addirittura del papà era il fratello di Germanico il padre di Caligola quando zio. la guardia pretoriana arriva e assassina uccide Caligola, lui si nasconde, si nasconde dietro una tenda e quando un pretoriano apre la tenda lui si aspetta il colpo di spada, il colpo mortale, invece questo si inchina e lo acclama imperatore, una cosa pazzesca. Questo cosa è, cos è successo? È successo che eh, si comunque vuole mantenere il sangue, quel sangue che arrivava dalla dalla Giulio Claudio da Augusto e allora si identifica in Claudio il giusto successore. E allora Claudio diventerà imperatore, verrà acclamato, verrà riconosciuto dal Senato e diventerà un imperatore che finalmente darà un po' di serenità a quella Roma che usciva, quell'impero romano che usciva da Tiberio e da Cali. Un vero perfetto principe, graziato anche mm. da quelle che erano state veramente mm. gli anni più bui anche di Tiberio, ha avuto anche un mm. suo carattere magari un po'. Più appartato, da una salute cagionevole, Claudicante, ricordiamo che viene proprio da Claudio, fece una vita un po' più ritirata. Forse, proprio per questo si salvò e da Tiberio e da Caligola e Appunto, come ha raccontato benissimo Lorenzo, non è leggenda, ma è proprio andata così, ce la passa nei libri di storia, diventa imperatore. Sarà un ottimo imperatore, cercherà di fare addirittura delle riforme, cercando di ridistribuire le terre, rendendo la tassazione più equa. Che belle cose, e una volta, ma qui chiaramente lo ricordiamo invece come grande imperatore dal punto di vista numismatico. Perché ricordiamo ancora che la Bolaffi nella sua collezione dei monete imperiali ha fatto una scelta ben precisa. Chiaramente, tutti gli imperatori hanno emesso, quasi tutti gli imperatori hanno emesso monete, ma la Bolafe ha deciso di trattare i più significativi imperatori, sia dal punto di vista storico, che chiaramente di nome, di appeal, di fascino, anche ma i più interessanti dal punto di vista proprio numismatico. E qui abbiamo di nuovo una grande moneta, una grande rarità. È disponibile anche qui, e non è un caso che queste quattro monete. Questa sera l'abbiamo detto e ripetuto, ma davvero fanno parte di quella grande attenzione che Bolaffi ha nei confronti del proprio pubblico, a cui vuole portare in visione eh, quelle che sono le grandi rarità nella migliore qualità che il mercato offre. E allora il, lo stato di conservazione di questa moneta è superiore di gran lunga alla media di catalogo. Quel 30% che il catalogo ci dice, qualità media, quindi quando Bolafi è contenta nell'individuarla, diventa un... Prepotente e imponente 40% il rovescio cirico ci regala, ci regala entro la corona di alloro la scritta su tre righe. E adesso cosa ci regali prima invece? Però la regia ci regala Io il catalogo perché volevi mostrare quella. Il 40% 40% per un denaro di Claudio. Che dà proprio il tributo al perfetto principe per la prima volta sulle monete, con SPQR, perfetto principe, obcives, servatos. E forse per una volta veramente, dove la scritta corrisponde alla realtà, alla realtà. dove veramente il perfetto prince, obcives, servatos, corrispondeva alla figura di Claudio. Il denaro di Claudio, il lotto numero 9, a 7000. 360 euro. 7360 euro Is, insieme con. Abbiamo con il centralino di... caldissimo. Andiamo avanti la trasmissione, ma abbiamo veramente grandi interessi su questi ultimi denari. Sì, sì. Ricordiamo velocemente: sì. ne avevamo quattro, grazie ancora per la conferma del primo quindi di Giulio Cesare, che andate immediatamente in conferma, se la regia ci regala i tre magari, non si può avere sì, un no, andiamo di sulla, Andiamo in diretta. Andiamo in, in diretta sulle monete ancora libere per la conferma, il denario di Marco Antonio e Cleopatra, la grande rarità della serata, quello su cui mi sento sì. di spingere in modo particolare, e non me ne vogliate, non perché è quella più rara e quindi più cara, ma perché sappiamo la fatica. Voglio regalare i tre in diretta. No? Troviamo queste monete, ancora in conferma il denario di Caligola con il Rovescio, l'amatissima madre Agrippina, scritto benissimo nella leggenda, e per ultimo quello che abbiamo presentato di nuovo, il denario di Claudio, con il Rovescio, SPQR, PP, è un, trittico, è un trittico naturale, è addirittura, non so come si dice, un, un poker quando sono quattro monete. Con quattro è poker. E' oh. una signor Piero. Oh, signor, oh, Piero, signor Piero, grazie per la conferma. Da dove Dai ci chiama? Conferma? Possiamo avere una provincia? La provincia da cui ci chiama? Va bene, ah, ah, perfetto. perfetto. Grazie, signor benissimo, Piero. Benissimo per la conferma. Sì, il denario sì, sì. di Caligola. Sì, sì, un caro saluto, tra l'altro, e complimenti al signor Piero. E grazie ancora. Oh, e, a questo punto ne allora, io... rimangano due, puoi avvicinarle così andiamo in diretta e sì. le facciamo vedere entrambe. Scusate se continuiamo a soffermarci, ma queste veramente sono le monete che fanno la differenza in questa puntata, Io ne, davvero, Puntiamo, tra l'altro legata al mondo antico, quindi amanti delle monete antiche, questa è la puntata che fa per voi. Queste sono le monete da confermare, direttore, queste sono le monete da confermare ancora libere, due denari. Sì, ecco allora. Due denari ancora liberi. Eh. Giulio... Non tardate perché lo, lo vedete, li abbiamo presentati mezz'ora fa, sono andate in conferma a due monete. C'è un amico sì, cliente che oggi pomeriggio ha chiamato, ha confermato una bellissima moneta americana, adesso la sto e mi sta mandando gli accidenti. Che eh, io prima ho tirato in causa parlando di Giulio Cesare e me l'ha perso. Ma eh, io su, eh, su quel Caligola eh, avrei insistito ancora un momento in più, ma non c'è. Però, amico mio, Gino... Eh, scusa, ah, mi è scappato. Cleopatra. No, ti è Cleopatra e Marcanton. Mi è scappato. Gino sì. è un nome di battese. Gino, sono tanti G. Gino, guarda, Luigi, delle sue eh, più diverse forme, è un nome da collezionista. Un saluto al nostro amico Luigi che ci segue. Da Luciano, lontano, lontano, lontano. Luciano e Luigi sono nomi da, di battaglia, di grandi combattenti collezionisti. Allora... Uh, Cleopatra e Marco Antonio, poi passiamo a parlare di Aure, ma io vorrei davvero avere ragione e ve ne sono grato di quello che è stata una scelta anche un po' coraggiosa di poter portare in questa notte al museo i quattro denari più importanti del mondo romano imperiale: Giulio Cesare è confermato, Caligola confermato, ma potete scegliere Marco Antonio e Cleopatra, la storia dell'impero romano parte da lì. Ottaviano Augusto, magari ce l'avete già un denaro di Augusto. Che sconfigge Marco Antonio e innestra il meccanismo. Ma la Cleopatra, signore, esiste solo una moneta al mondo, ma non nel senso di eh, disponibilità, proprio di tipologia col volto di Cleopatra. Questa. Ed è questa. Questa. E la, la stiamo no, ma facciamola vedere, dai, facciamo vedere il nostro catalogo. Scusa, <ride> la regia sta diventando matta, ma è una puntata molto importante. Una notte al museo. Questa è l'unica moneta che esiste romana. Con il volto di Cleopatra. Guarda, guarda che qualità normalmente passano queste monete. Ma infatti, guardate la qualità, ma basta vedere sotto: QM. 25%. No, 25% beh. vuol dire che noi, quando le troviamo belle, al 25%, infatti... sciaboliamo una crystal. Eh, Elena, ti è venuto un attimo di... dire. Sì, ho avuto un attimo, un fre, scusate. Ma, 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 ma. Esatto. Cioè eh no, così. nel senso che si festeggia, scusate. Così la, il francesismo. Ma quando trovi una Cleopatra, guardami il volto di questa Cleopatra, Alberto. Questa l'abbiamo avuta, chiaramente venduta, confermata al volo, ma Rovinata. guardate com'è. E guardate com'è. No, tutta ma consumata. soprattutto i dettagli, i capelli, il volto. Riconoscere l'acconciatura che ha poco a che fare con le acconciature egizie. Ma addirittura eh, beh, se vi fa lo viene stile romano un umano. po' romanizzata. Eh, sì. Qui chiaramente Cleopatra come look, passatemi il termine assolutamente contemporaneo è romanizzato, eh, sì. assolutamente. Però il volto è suo. Ma questa, scusate, che sto un po' muovendo. Che il catalogo è la moneta mm. che è passata, è l'unica moneta che esiste come tipologia al 25%. Questa eh. sera avete il salto di qualità. Eh, Marco Antonio ancora peggio se vogliamo perché un Marcantonio assolutamente, questo è un esempio, una stampa per carità migliorata anche per fare una, una, una bella presentazione, ma questo è quello che passa normalmente, dammi il Marcantonio. Ma poi mar manca quella M, e manca poi, quel certificato coevo. Mi viene, mi viene in diretta poi, per favore. Andiamo tutto sulla moneta a questo perché punto, voglio, dai, voglio, che mostrare, la voglio mostrare, ecco, la pena che mi ha prestato il direttore. Ve l'ho dimenticata a casa, quindi merito al direttore. Devo girare Marco Antonio, scusami, perché voglio mostrare questo eh, ulteriore elemento di storia, questa M battuta proprio a indicare quella contromarca che dà autorizzazione di circolazione a un denaro romano sul suolo di Roma. Cosa succede? Succede che questa moneta alla fine, eh, se vogliamo semplificare, valeva il suo peso dell'argento. E allora ecco che nel momento in cui arriva a Roma, chissà come, chissà perché, qualcuno cambia valute, la trova tra, le, tra i vari denari e le autorizza a circolare perché ne saggia la bontà con quella contromarca M. Poche si sono salvate, poche già, così belle. Già, perché ricordiamolo, se qualche telespettatore fortunato si fosse collegato solo ad esse e avesse pensato di essere non solo una trasmissione divulgativa di grande storia romana, no... Questa è una televendita Bolaffi, però gli oggetti sono assolutamente originali. Questa è uno speciale notte al museo. Perché? Perché questa, ricordiamole, è una moneta assolutamente dell'impero mm. romano, ma la zecca è Alessandria d'Egitto. E questo vi emoziona. Assolutamente. E l'unica moneta della collezione, tra l'altro, come zecca, mm. che è come zecca Alessandria d'Egitto. Ecco perché a questo punto quella M, quella contromarca, quella prova, quel saggio della de, de moneta diventa ancora più importante a testimonianza della bontà e dell'originalità di questa moneta credetemi fate uno sforzo vi siete già impegnati è la prima volta invece che ci seguite non so, conoscete la bolaffi conoscetela attraverso una delle monete più affascinanti che la molaffi mi, mi voglio spingere è una delle monete più affascinanti che la bolaffi vi può portare è vero, è assolutamente. Quindi ancora, poi passiamo alle monete d'oro perché state scalpitando, no, ma complimenti. Però, questa è. Perché su questa Cleopatra ma io... Questa tutta l'ora e mezza che manca. 16.905 euro, vi fa capire la grandissima rarità di questa moneta. Sì, moneta che e quanto è desiderata nelle grandi aste internazionali. Sta arrivando ai 60.000 euro di quotazione al 100%, ci arriva velocemente a 56.000 euro. Non posso ormai. pensare che rimanga sull'espositore questa moneta. Guarda qui, guarda qui le interpretazioni cinematografiche, ma non è così bella, non è l'istello, è, è la vera Cleopatra. Allora... Claudio, e poi andiamo a vedere le monete d'oro, è l'altro grande denaro disponibile questa sera. Come raramente si trova in qualità, al 40%, e anche qui, quindi, le medie vanno oltre, diventano superiori, no? <ride> e Div si passa insomma, dalla scuola dell'obbligo a quella che è la rarità grande. Collezione. E qualità: rarità e grandissima qualità, importanti mm. riacquisti, importanti acquisti internazionali. Se ci rimaniamo sopra queste monete perché vogliamo farvi capire l'opportunità che avete, questa sera è anche un'opportunità che la Bolaffi vi fornisce: l'opportunità di blindare i vostri risparmi. Sì. Qui sì che possiamo parlare proprio di blindare i propri risparmi: con queste monete. Con il viso di Sì. SPQR. Perfetto, principe, obcive salvato, slotto numero 9 a 7000. Abbiamo un telefonato. <ride> Abbiamo... <ride> sì, sì, avevo sentito. C'è un interesse, vero? Poi sulle monete. Andiamo su se... sulla moneta di Zeus. Scusate, ma sapete che la trasmissione la fate voi e quindi noi siamo a vostro servizio. Una chiamata ci chiede di rivedere quel meraviglioso tetradramma con. Il volto, in realtà, con Zeus al diritto, Seleuco, uno dei grandi generali di Alessandro Magno, che prese in mano con altri generali l'immenso regno e l'immensa eredità lasciata da Alessandro Magno. Alessandro Magno, eccolo qua, che alla sua morte lascia i suoi territori ai satrapi, uno di questi, è Seleuco e durante questo regno viene coniata questa bellissima moneta greca, Originale. con molto di Zeus sul diritto, e Atena che guida una, una quadriga di elefanti addirittura a 1950 euro, il lotto numero uno. Siamo, andiamo avanti. Eh, andiamo avanti perché sono richieste il modo su Roma, l'abbiamo vista, interessare che abbiamo. Certo, Roma, Roma. beh questa è legata al mondo greco, chiaramente allora, questa sera... Della... Poche ma belle anche sul mo mondo greco, e tra l'altro quell'Atena che guida allora, quei quattro elefanti gentili amici, che avete già confermato le, le monete d'argento. In particolare, poi farò una piccola provocazione al nostro amico che ha confermato l'aureo di Claudio il denaro di Claudio. Abbiamo il una, di una, una, Caligola, ah, il denaro di Caligola, sì, esatto, scusami. No, no. no hai ragione perché c'è una c'è talmente un collegamento... Ma, per me, che ma certo, è. sono tutti collegati, sono, è tutta la prima parte neanche di impero, dalla nascita dell'impero i primi... Allora, anni. siete pronti, 22-27, tutti all'ascolto. Lasciamo pronti. pure notte al museo, eh, chiaramente. La, ehm, il percorso che abbiamo iniziato con la grande selezione di denari ci porta di gran carriera a entrare in un mondo che a me eh, ridà voce. Mi è capitato forse... La vostra presenza che mi dà forza. Se poi confermate nei prossimi auri, guardate, riparte. No, ma falco. davvero perché, perché sapere che c'è il giusto pubblico a casa ti dà quella consapevolezza e quella forza davvero per affrontare, non voglio fare eh, l'errore dei due mondi. Però anche in questa difficoltà oggi c'era Alessandro che ha fatto veramente complimenti. Alessandro, fatica a arrivare in fondo, perché siamo con voi per darvi il meglio. E lo facciamo in diretta. Eh? Quindi grazie per voi che ci siete. Allora, Fammi per favore una visione, così come ce l'ho nel monitor di servizio, di questo capolavoro assoluto. Da quant'è che non avevamo una galleria sì, sì, sì. così ricca, così importante? Questa è una vera così galleria così bella, eh. così rara, così di qualità. Io credo che veramente. Non non dico un anno, perché un anno non, è molto più. Di eh, ma è da quando avevamo fatto lo speciale di nuovo? Quando avevamo quelle gallerie incredibili di ritratti, ma. Si chiamava è un... Notte al Museo anche quella volta. Era un anno, in... eh? è un annetto. Allora, adesso brava, però Così. aspetta, seguimi, aspetta, Ehi, Alberto, non partire, seguimi con la voce nella tua, nella tua carrellata. Abbiamo sette auri, uno più importante e bello dell'altro. Adesso li andiamo a vedere. Una cavellata sì così, però li voglio descrivere. Perché sulle qualità ospiti cari vi renderete conto immediatamente del livello superiore. Cominciamo. Abbiamo un aureo di Tiberio al primo, al 45% di qualità, vi dico solo questo. Continuiamo. Continuiamo. Così sapete tutto, non, avete, non framete, avete Claudio. Abbiamo un auro di Claudio, ferma. Abbiamo visto il denario e abbiamo anche Laura L'auro di Claudio insieme a quello di Tiberio, arrivano dalla stessa grande collezione, un auro di Claudio vi dico al 50%, poi andremo a vedere le qualità medie. No, no ma intanto sentite il 50%, perché chi ci segue lo sa le qualità. Abbiamo Andiamo, una vai, sorpresa, qualcosa che non capitava da secoli. Possiamo farle vedere insieme? Sì, al, fammi sulle due successive, riesci la a vedere. La terza aprire? e la quarta insieme, perfetto, perfetto. così, così. Ferma, che lasciamole così. Lasciamole un attimo. Sì, contempliamole un secondo. No, lasciamole un attimo. In qualità straordinaria, stratosferica, esagerata, pazzesca, nella sua. Immagine pre-riforma e successiva la monetazione dell'imperatore Nerone a sinistra <ride> nella bravissima moneta pre-riforma monetaria e poi vi spiegheremo cosa intendiamo al 50% di qualità e l'aureo di Nerone post-riforma post monetaria più riconoscibile nel ritratto e nella sua fisionomia al 40% di qualità disponibile addirittura per essere presi non in conferma entrambi non aspettate che poi andiamo a raccontare i prezzi al centralino ve li dicono già subito se volete le qualità le lo annunciate, i prezzi anche subito al centralino anche il centralino brucia, è caldo, eh? quindi non aspettate Andiamo avanti? È, ci siete questa sera, come se, la, come se la sentissero anche se non mandiamo le sms quando ci sono le puntate speciali. Allora, questo aureo di Traiano, vi prenderò a descrivervi gli aurei partendo da questa moneta, perché qui è una prova d'ascolto decennale, perché questa è una moneta che io aspettiamo, è un aureo di Traiano al 40%. Non dire niente, niente. Ma io so già dove va arrivare. <coughs> e poi completiamo sì. e passiamo Con... una grande altro folle a quel siamo... Commodus. Eh. Datti lo scritto di nuovo un 40% di qualità, un bellissimo rovescio e confiniamo ultimo, ma non ultimo con il settimo imperatore di questa galleria di aurei romani che ci ha fatto veramente sognare nel briefing di questo pomeriggio, e un ringraziamento speciale a tutto l'ufficio Acquisti che è andato in giro veramente per il mondo. Diocleziano, 60%, poco lontano da quello che i numismatici e altri numismatici chiamerebbero fior di cogno o quasi fior di cogno. Allora, io faccio una cosa, una cosa che non abbiamo mai fatto: un minuto di silenzio ci sta contemplare, tu le vai, vai avanti e indietro voglio sentire il centralino che mi dia indicazione di quale moneta volete vedere per primo quali monete volete vedere per primo io ed Elena 2232 alle 22.33 su indicazione del centralino o oh, su mia idea riprendiamo da tu vai avanti e indietro <coughs> sanno cosa dice? Nerone. 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 allora, Nerone, due possibilità di scelta su Nerone. Pre-riforma monetaria, post-riforma monetaria. Pre-riforma monetaria qualità 50%, 16.675 euro. Post-riforma monetaria in tutta la sua magnificenza. 40 13340. Abbiamo già una, una prelazione, vediamo un attimo quella 50. Sì. Quindi cioè, per la riforma per la riforma 50. Nerone è giovanissimo, del 56-57 dopo Cristo la moneta. Oh. Quindi Sorrido. prima della riforma, quindi una moneta più pesante insomma. Suo video ah, confermo la moneta perché mi Alessandro, no, no, no. <ride> grazie. Ma la voglio dedicare. E attenzione, la dedico a chi ha saputo sceglierla facendogli complimenti e non stupendomi della scelta perché è un esemplare pazzesco. Pazzesco. e eh, l'avete visto anche a rovescio, a parte il fatto che è tutto scritto anche intorno. Qua il rovescio è bellissimo tra l'altro, perché c'è la, sì la corona, ma la scritta è sia interna che esterna. Complimenti amico mio, Confermata, bella conferma. Da, grande qualità, è 50%. Allora, Nerone, abbiamo disponibile l'esemplare, attenzione, la dignità collezionistica è identica, tant'è che la quotazione è identica. Si, per chiarire a tutti, Nerone quando diventa imperatore, eh, tra l'altro oggi sulla stampa, la leggevo prima dentro le trasmissioni, mm. c'è un bellissimo articolo, Ero Albano lo ne so se te deve di rubare direttore che parlava di Nerone proprio. Sai che sì. sono ancora in vendita i quotidiani. Eh? No. Online, online si può. Domani, se, se online lo troviamo c'è un bellissimo articolo a pagina intera su Nerone, sul legame tra Nerone e l'arte. Nerone che si diceva di lui pensava di, 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 di nascere come discendente di Apollo. Ma eh, certo, sentiva. con la Cetra dell'Apollo Citaredo. Molto chic, guarda allora, qui la oggi. stampa premium. Guarda qui, guarda la regia, noi, la, regia la stampa di oggi premium. La ecco. Neona Sant'Elena, il DNA dell'Europa. dovete leggere? Quando qualcuno dice, Eh, ma le monete passano di moda, eh, Nerone. ma i personaggi passano di sì, moda. Per quelli che sfogliano i giornali al bar, no? Io eh, perché noi facciamo cena al bar. Eh, perché... <ride> allora signori, quindi Neone diventa imperatore, innesca un meccanismo che si chiamava riforma monetaria, cioè lui cambia il peso, le dimensioni, i titoli delle monete, per ma nell'anticipare questo... Togliendo un po' di oro, alleggerendo, perché in esatto. qualche modo già c'è una sorta di svalutazione, no, volevo... non ci si può più permettere, ecco perché venivano fatte le riforme, Scusate, ma... cercando di mettere sempre più oro alleggerendo la moneta, tanto che tra l'esemplare che è andato in conferma al 50% e l'esemplare, quello che potete vedere, mm. c'è po po cioè qualche... Centesimo di grammo di differenza. Quindi, stabilite Decimo, le novità, gramma. vengono cognate le nuove monete, che sono quella, eh, come quella che stiamo vedendo. Nerone, 66-67 d.C., 40% di qualità, l'810, no, scusate, 11, a 13.340 euro. Il rovescio di questa moneta, adesso lo andiamo a vedere, secondo me è pazzesca, sapete perché? Tra le altre cose... Perché l'avete visto in equilibrio? Perché in alto, adesso lo vado a mostrare. <ride> in, basso per, per il <ride> in basso per il diritto e in alto per il rovescio, perché la moneta ecco, esatto. così lo potete vedere. Mm -hmm. ha, una protuberanza. Ha, un piccolo, ha una piccola protuberanza data proprio dal conio, una sorta un po' di fuoriuscita di metallo, ma sì. attenzione! Sapete la cosa più bella? È che questa moneta non è stata limata. Bravale. Aveva più opportunità in 2000 anni di essere limata. Perché? Chiaramente, perché il gioco era un po' quello. Perché nasce la rigatura intorno alle monete? Proprio per evitare quella consitudine di tosare, limare le monete. Questa invece è stata talmente ben conservata che è rimasta... Intatto quella piccola sì. fuoriuscita di metallo che potete vedere sul diritto di Nerone proprio in basso, sotto il suo collo, e al rovescio, dove vedete quell'incredibile salus, elegante. Guardate veramente la qualità della moneta dove la vedete. Scusate se meritavo un 50%, adesso mi permetto di fare io, per una volta, forza di, di vivere con i nostri periti. Dal campo non cognato, la salus elegante su questo bellissimo trono con il sol la solito vaso, la patera. la patera in mano per i sacrifici, però quella piccola fuoriuscita di metallo là intonsa a ricordarci la bontà della moneta e lo Signore, stato di conservazione. 22:40: eh, eh, avete saputo cogliere immediatamente l'importanza di quel Lao di Nerone? E io vorrei capire, stasera io misuro come non mai, già l'avete dimostrato in realtà, eh, la velocità, non la, la capacità di scelta del nostro pubblico perché quella lì ormai è, è chiara. È consolidata. Allora voglio, la voglio fare una roba diversa dal solito. Allora, signori, telespettatori, signore, all'ascolto, quello che io ho tra le mani è un aureo dell'imperatore Traiano, coniato tra il 103 e il 111 d.C. L'immagine centrale è evidente quella dell'imperatore Traiano Augusto, germanico, dacico, pontefice massimo, tribuno del popolo. La leggenda è pari al momento stesso della coniazione. La qualità espressa sul nostro certificato ci porta un 40%, un 40% per l'aureo dell'imperatore che portò alla massima espressione ed espansione dell'impero romano. La qualità media in cui si trovano queste monete è il 30% e poi vi mostreremo il catalogo. Questo diritto, questo 40%, questa immagine così imponente, centrale, della leggenda pulita e esagerata, in uno stato di conservazione. e la profondità del collo. la tridimensionalità dovrebbe ecco, essere già motivo immediato. di conferma solo per il diritto. a 15.410 euro. Allora, qui c'è una prova d'ascolto che è una prova d'ascolto di quelle. di solito faccio le prove d'ascolto regalando un buono. qui si fa la prova d'ascolto only the brave. qui voglio vedere. Allora, signore, io vi mostro uno dei rovesci che ha incantato me. Ci sono state alcune monete che ci hanno incantato, ma questo rovescio è il rovescio che mi ha incantato in maniera assoluta. Signori, io non aggiungo parola. Non proferisco ulteriore descrizione a quello inedito. che già le immagini inedito. ci stanno raccontando. Io dico solo inedito: mai fotografato prima in Bolaffi. Signori, un'aquila ad ali spiegate, ma l'aquila, l'aquila <ride> è da folio. sempre il sinonimo di vittoria, quell'aquila legionaria. Signori, le legioni romane, quando arrivavano nei territori della Dacia, della Germania, dove, della Dacia, dove Traiano è vittorioso, si sentivano a chilometri, il loro rumore, il ecco, loro suono si ecco, sentiva a chilometri. Ecco. E cosa vedevano per primo i nemici? Eh? L'Aquila Legionaria. Le Aquile Legionarie in alto, simbolo di onore per le legioni, la decima, la undicesima. Qui Traiano. Il massimo comandante vittorioso, colui che porta al punto massimo di successo, di grandezza, l'impero romano d'Occidente, quello che era l'impero romano. Qui lo abbiamo in un diritto strepitoso che ho fatto vedere, ma con un rovescio addirittura inedito. L'aquila è poggiata su un fulmine posto orizzontalmente. Il fulmine è da sempre. In mano a Giove. Questa è veramente la vittoria. E poi il rovescio di nuovo: Datti, lo scritto, COS per la quinta volta, PP, perfetto principe, SPQR. Cioè, questa è un'altra di quelle monete. Mi sento di dire c'è ancora quella Cleopatra e Marco Antonio, ma questa è al pari. Ci ha fatto sognare questo pomeriggio, Lorenzo. Io. Davvero con voi tante no, volte questa aquila da chi va a casa di chi va in guarda, Visione? Guarda che bello, guarda, le legioni romane con tutti gli standard. Eh, la Lec decima, la dodicesima, l'Augusta, eh, e ognuna aveva il proprio elemento. E allora, signori, io eh, ecco davvero chiedo al mio corpo di darmi l'energia per poter gridare questa moneta? Perché io questa moneta la devo gridare perché grido. All'attenzione di quel pubblico che sempre c'è e che non ha mai deluso la presentazione di una moneta di questo livello, un aureo di Traiano, ma non mi importa, Lorenzo, ma ce l'ho un aureo di Traiano, basta, basta con questo ce l'ho un aureo di Traiano con l'aquila legionaria. Ma nessuna moneta romana che io vi ho presentato e che ho presentato a casa dei nostri amici clienti ha mai avuto questo simbolo. Mai io questa moneta, signori, credetemi, potrei, eh, ho avuto la tentazione di chiamare oggi pomeriggio, quando è entrata nelle mie disponibilità, almeno... Potevo fare dieci telefonate, il mio no, sapete perché vero, non l'ho fatto? Vero, non l'ho fatto perché chiamando il primo avrei deluso la, la, dire, la fiducia che mi danno gli altri nove. E allora cosa avrei fatto? Avevi fatto un torto agli un altri. Un'ingiustizia, un invece a voi la scelta. Allora, a voi lascio. la scelta, perché questa è una grande opportunità, eh, perché ma... Lorenzo veramente qua c'è una mancolista di persone, questa manca a tutti, questo rovescio, ma la grande qualità. 14.000 euro e poi la centralità di un Traiano. Non la pagate un centesimo in più. Fammi vedere le coniazioni ecco, di Traiano. No, Elena, le voglio far vedere conosciute. perché quando diciamo mai fotografato rovescio inedito, mai vista, mai vista, mai sognata. Le Aquile ci sono anche sulle monete americane contemporanee, Lorenzo. L'Aquila è da sempre poi diventata. Guardate la pagina legata. Alle monete ce ne sono, fotografate e guardate la qualità media. 30%. Qualità media 30% e qui siamo di fronte a un monumentale 40%. E poi le, le, le conosciute disponibilità gio, con i rovesci di Giove, di Ercole, le, le leggende, gli, standard, gli insegni militari, Traiano, l'aquila. Ma sfogliatelo tutto questo catalogo e cercatemi un'immagine così importante. Io veramente vorrei che ho, questa sera con una serata di grandi conferme, tutto il giorno che veramente sono soddisfatto, i nuovi amici che hanno confermato nel pomeriggio la monetazione greca, che hanno detto la Magna Grecia, e eh beh la Magna Grecia è il mondo greco, qui c'è il mondo romano, che si sono, si sono fuse, Traiano l'ha conquistata la Grecia. E allora io vorrei davvero che un amico, un'amica, dicesse, c'è una collezionista, mi sembra di ricordare, dell'Urbe, che, che colleziona le monete romane che hanno i soggetti sui rovesci particolari, è stata attenta, magari non è all'ascolto, non si lasciano scappare questa moneta. Io su questa moneta, sulla moneta di Cleopatra e Marcantonio, insieme alla mia fedele compagna di viaggio Elena, dovrei davvero smettere di eh, presentare altro. Ma non voglio farlo perché ho tante altre cose e la promessa sempre di andare avanti. Ma su quest'Aquila, davvero. In Roma io non, non posso pensare dopo tanti anni di trasmissioni e di conoscenza dei miei clienti che non ci sia un amico un'amica ma davvero ce l'ho già Lorenzo Traiano non insiste non mi interessa qui non stai comprando un'aurea di Traiano scusami stai comprando e comprando come sempre è una parola grossa perché intanto te lo fai mettere da parte e te lo valuti tu invece che un altro e allora mi toglie l'imbarazzo di domani mattina di dover dire a chi chiamo per primo e ti stai comprando una moneta con l'aquila legionaria sul fulmine, mai vista. Questa è la moneta che stai scegliendo, non è un aureo di traiano, è la moneta con l'aquila legionaria, con l'aquila da rispiegato, frontale come si usava. Tra l'altro, bellissima anche la qualità. 40%. Io vorrei un primo piano di questa. Ma non è sul Brasile l'Aquila, e l'Aquila così poi, come vediamo sulle monete, chi conosce le monete americane, ma quelle recenti, di fine 1800-1900, diventa poi il simbolo, ad esempio, degli Stati Uniti, al rovescio un'aquila così. Ma qua è un inedito, è una grandissima rarità. Siamo a un passo piccolo così, da fare quello che vi abbiamo detto, addirittura un catalogo, e chiaramente è tutto in elaborazione, ma la stiamo preparando, un catalogo in cui. Ci sono poi le differenze allora avete i telefonini. Avete esatto, i telefonini. Aspetta, no, avete i telefonini potete fare una registrazione. Non dico una volta c'erano i video i videoregistratori sì. adesso col telefonino davanti alla telecamera. davanti allo schermo. Si vede bene registratevi questa puntata. Questo, questo momento. E poi, quando io ed Elena Alessandro, chi sarà, vi farà vedere i nuovi cataloghi. Con l'indicazione del valore che andrete a pagare i rovesci rari, quando tra i rovesci rari, ma non di Traiano, di tutto il mondo romano, troverete l'aquila e vedrete che ci sarà da pagare i 2, i 3, i 4, i 5 mila euro in più. Andate a rivedervi la registrazione e mangiatevi le dita, le unghie non soltanto, le dita, dicendo: Io quella sera lì che cosa ho fatto? L'ho persa. Quando. C'è un'opportunità più unica che rara, avete confermato già delle altre cose, ma siete quelli privilegiati, quelli che per primi dovrebbero chiamare, perché dice intanto devo vedere delle altre cose e sono frastornato, ma questa moneta non la perdono, non la perdono, perché è un, non è un treno, non è un intercity, non è un ETR 1000, questo è uno shuttle che passa e non ripassa più non vi passa più, ma non ve lo dico con quella convinzione di chi dice Lorenzo devi fare bene il tuo mestiere e li devi convincere, no, io non devo convincere nessuno, questa moneta è già venduta, è sufficiente che arrivino in mezzanotte e il mio telefono, chiaramente non, non chiamo la gente a mezzanotte e 10, ma per decenza, perché qualcuno sarebbe contento che lo chiamassi anche a mezzanotte e 10 per dire lo sai cosa ho trovato, lo sai che cosa ha la Bolaffi disponibile, un Audi Traiano. io Credetemi, sapete qual è la vostra fortuna in questo momento se siete all'ascolto? che determinati collezionisti non ci stiano guardando, e lo dico con, non con arroganza, con sicurezza, perché, e ci mancherebbe, non mi permetto, ci fossero all'ascolto quei due o tre collezionisti che io immagino e che altre volte, altre sere, hanno saputo chi colleziona i doppi rovesci, chi sta facendo una raccolta di grande qualità, avrebbero già chiamato, e non mi fate fare nessun tipo di riferimento eh, a nessuna zona geografica in particolare. Io impazzisco su questa moneta. No, ma poi Traiano... Tra l'altro anche l'imperatore di fascino, di appeal. Su questa moneta non accetto conferme domani mattina, lo dico, il direttore te lo dico domani mattina a volte capita che lunedì mattina chiamino dicendo no, eh ma sì. eh, martedì mattina dicendo ma ieri sera ho visto no non mi interessa chi la vuole la, la sceglie stasera l'opportunità mm. c'è e siete come sempre i privilegiati perché lunedì sera vi portiamo veramente le primizie lo sapete andiamo a vedere gli altri no. auri è un peccato è... È però muoversi di qua sì però eh, io non, voglio, non ho bisogno di insistere abbiamo insistito no però era bella da vedere eh lo so però Scusa, abbiamo sarà che non l'ho vista degli altri Mai. capolavori Ma proposito... no, sarà che <ride> Io tornerei su Marco Antonia Patria e su questa perché Sai che io poi faccio l'espositore le... quello finale in no? cui metto le cose che sono. Le metti però queste. <ride> se ci sono ancora. Allora, signori, eh, è, una, è una serata in cui la qualità e la rarità delle monete sta schiaffeggiando il cuore di, poi, di tutti i telespettatori che dicono io non so da dove come muovermi. Eh, niente, muoviti con il fatto che non stai comprando niente ma metti via. Ho oh, un aureo di Tiberio, qualcuno dirà ma io qualche Audi di Tiberio l'ho visto, è vero, non ha la, sicuramente sì è giusto, la rarità che ha un comodo, che ha un diocleziano su cui arriveramo. arriveremo, però io ho un aureo di Tiberio al 45% di qualità. Eh. E di nuovo qua, la grande qualità, e quindi magari sì, ne abbiamo viste ma al 30%, quant'è la qualità me media? 30%. Ecco vedi, infatti io dicevo ne abbiamo viste ne al 30%. 30% è la qualità che. Ma quando tibeli. diciamo non è una grande rarità, sono tutte grandissime Attenzione, rarità. Certo. No, Lorenzo, perché ah, sì, altrimenti a questo punto? Eh, cioè, forse se... noi parliamo a un pubblico sempre di grandi collezionisti che magari conoscono già veramente le grandissime rarità, ma... I prezzi parlano, chiaro. Qua siamo nell'Olimpo del collezionismo. Tiberio, secondo il è, romano. Gli aure erano già rari ai terzi tempi. Beh, certo. Erano fatti per le transazioni di grandissimo livello. Figlio adottivo di Augusto, nella sua monetazione, non vi stiamo ad ammorbare con la storia di Tiberio, che potete leggervi su qualunque libro di storia, ma io vi do una documentazione che ci parla di un aureo di Tiberio al 45% di qualità, 15 ah. punti superiore alla media di catalogo. E questo fa la differenza: questo fa la differenza tra avere un aureo di Tiberio, punto, sì. sicuramente buono, certificato Bolaffi, e avere l'aureo di Tiberio, cioè quella grande qualità, quella moneta quasi praticamente non circolata, quella moneta che già ai tempi è stata in qualche modo tesaurizzata, messa in un cassetto dell'epoca e praticamente non circolata. Lotto numero 6, 15.000. Euro. Tiberio come non l'avete mai visto, come l'avete inseguito? Sai quanti collezionisti hanno rimandato la scelta di questa moneta? Aspetto, passerà eh, passerà più bella. Aspetto mi sono bloccato un 35, ho aspettato il sì, 40%. Però poi non puoi aspettare a questo punto il 50-55. E lei l'ha detto, che... e io lo ribadisco, questo è il fior di conio per Tiberio. Non, mi, non venite poi a dire Lorenzo, ma lo troviamo un 50? No, non esiste. Il Tiberio così con, ben conservato, con il diritto e il rovescio a, esplosivo nel suo stato assoluto di conservazione, è introvabile. 45%. Il lotto numero 6, dammi la grafica, 15.000 euro. Il rovescio. E qui abbiamo visto le ma la mamma, l'Agrippina, la mamma di... E qua vediamo la mamma, giustamente, mm. le grandi matrone, le donne romane mm. che hanno fatto mm. la storia e la differenza, che hanno intrecciato mm, mm. e anche condizionato molto la vita dei amanti, mariti e soprattutto figli in questo caso. La madre per qualcuno, per personificazione anche della pace addirittura, però la madre Livia, la madre dell'imperatore, pontefice pontif maxim, pontefice massimo. E la grande qualità della moneta al diritto e al rovescio. Noi ve le possiamo urlare, Lorenzo per simpatia sta andando anche un po' via me la voce, ma poi c'è la prova del 9. Quella prova del 9 potete averla gratuitamente con un colpo di telefono, vederle dal vivo. Queste monete dovete assaporarle, avete veramente una grande scelta, ma non aspettate. Allora, non aspettate perché come ha detto Lorenzo certi treni o <ride> certi shuttle non passano veramente tutti i giorni e voi che ci seguite da tanto tempo la sapete bene. Avete giustamente continuato a mandare al centralino messaggi, telefonate sì va bene ma fammele vedere tutte perché devo decidere va bene, va bene, poi però il Nerone pre è è monetaria. pre-riforma monetaria è, è, è andato confermato ancora prima che adessi il prezzo perché giustamente l'occhio dell'attento collezionista è veloce chissà se c'è qualcuno che ha colto e che invece qui sì che saliamo su una, un indice di rarità di nuovo elevatissimo, di Tiberio abbiamo parlato, andiamo a vedere la moneta successiva, perché qui quello che è capitato e lo forse lo avete colto è che abbiamo comprato una grande collezione, chi compra le grandi collezioni? I grandi mercanti. E poi è inutile che ci parliamo, eh, ci nascondiamo dietro un dito. La Palafra è un grande mercante. E da chi vanno i grandi collezionisti e dai mm. grandi mercanti? E anche quelli. Esatto, quindi tu giri il mondo e ogni tanto trovi una collezione in cui ci sono le monete, come, le, come quelle viste, con, dove il grande collezionista scende la rarità, sceglie la qualità, sceglie i rovesci. E allora quel Traiano con l'Aquila, vi prego perché lo prendo come un'offesa un personale: non lo lasciate sul tavolo, Cleopatra e Marco Antonio, non lo lasciate sul tavolo. La moneta che sto per proporvi, eh, io prego di andare a rivedersi le puntate degli ultimi dieci anni, e qualcuno vi chiami dicendo: Quando ho presentato con Elena un aureo del successore di Caligola, di quello zio di Caligola che abbiamo appunto visto, visto prima e disponibile denaro. sul denaro, nella grande qualità 40%, ma che qui si eleva ai massimi con un aureo, l'aureo di Claudio. Eh sì, questo è veramente il top lot della serata. Questo è veramente il top lot della serata perché unisce alla grande rarità la grande qualità. Fior di conio. Sì, bravo, puoi dirlo. Puoi, ma diciamo, perché dirlo. poi alla fine sai 50% e dici, ma allora posso avere il 100%. No, fior di conio. Su questa moneta, su Claudio, questo è il fior di conio. Elena, così se, vuoi, parliamo, se, vuoi, se vuoi descriverla. No, perché. così parliamo magari un linguaggio che non è proprio per la Molafi, che vogliamo sempre essere scientifici. Ma quando il nostro catalogo, quando noi per primi indichiamo come qualità media il 30% su un aureo di Claudio e arriviamo a un 50% con una grande acquisizione, allora a questo punto la parola Scusa fior mia, di Adesso. conio può essere... E deve essere utilizzata, non abbiamo, è sprecata, è utilizzata. Ma noi 50%. Cento, mamma mia. Noi scriviamo 50% su una scala da 0 a 100, ma è fior di conno. È come se questa moneta non fosse neanche circolata duemila anni fa, come se fosse arrivata da noi in una capsula. Questa è Questo del tempo. è il denario di Claudio. Ma un Claudio così, che sembra. non sembra quel Claudio che. Eh, Claudio Claudio, Kant, Giovani, Claudio nel primissimo Giovani, anno, nel primissimo periodo del suo fortunato, fortunato comunque mm. buon regno, buon governo, 41-42, proprio a cavallo tra i primi mesi, insomma, il primo anno di impero di Claudio. Signori, Giovanile, eh, un ritratto bello, la moneta è fresca. L'amico Sapete come la definiamo? È fresca. Il nostro amico Pietro di Genova che salutiamo sempre, ci dimentichiamo di salutare come è a giusto che sia, dobbiamo la nostra la memoria grande, storica. Eh, la memoria storica e noi dobbiamo le grandi definizioni. E tra l'altro grande collezionista. Mi dica, e così io lo, lo dico in diretta, quando abbiamo presentato un audio di Claudio e soprattutto quando l'abbiamo presentato a qualità 50%, con il volto, l'immagine assoluta, le leggende complete sia sul diritto che sul grande rovescio che ci ricorda il tributo che il Senato dà Claudio nel primo anno di coniazione. E nel primo anno di regno, firmando per mano del Senato, e qui attenzione, è un aureo. È una rarità. Eh? È una rarità. È un aureo coniato per volontà del Senato. Opci Reservatos, lo vediamo, l'abbiamo visto sul denaro, ma il denaro non sull'aureo. L'aureo di Claudio. Fenomenale, signore, il 25.300 euro. Il lotto numero 8, il top lot della serata, se ce l'hai. Mettiamolo la grafica, abbiamo anche il denaro. Questo è il parallelo eh? a 7.300. Vi rendete conto della gravità? Le quotazioni sono importanti, ma allora uno può dire ma euro e 300 sono tanti, sono pochi. E se io dico 50.000 euro per una Ferrari degli anni 60 uno dice tanto. Sì, ma vai a vedere che è una Ferrari degli anni 60 in tonsa. Quindi misurare il valore sull'antiquariato è qualcosa che va chiaramente ponderato e va commentato, e allora ecco che l'avvantaggio di questa tipologia di oggetti, di queste monete, è che esistono dei cataloghi, il catalogo Bolaffi vi dà la quotazione e vi dice quando, abbiamo le due immagini del diritto anche… Eh, Sarebbe bellissimo per vedere il parallelo dei due mm. monete Questa però è sbagliata come grafica, perché me ne… eccola qua. Allora, diamo diritto e rovescio dell'audio intanto, perché qui di nuovo, eh, c'è cioè quell'occasione. La... Questa è di nuovo l'occasione e sono di nuovo quelle monete, e poi sono lì: torniamo sempre sulle grandi rarità, quell'incredibile traiano con l'aquila. Quelle monete da non perdere, ma da non perdere in visione, da non perdere l'opportunità per dire: Io l'ho vista, io l'ho vista dal vivo. Allora. Tanto più che non vi costa un euro in più. Poi ragionare sui pagamenti. Ve l'ho detto prima, in questi momenti, proprio in questo momento storico che stiamo vivendo, economico, di nuovo a livello internazionale, salvare dai propri risparmi 20-25 mila euro, 15 mila euro se penso al denario di prima, di Marco Antonio e Cleopatra, e veramente fare qualcosa di buono per voi stessi. Se le avete per i vostri figli, i vostri cari, la vostra famiglia, ma fatelo per voi stessi. Siate egoisti per una volta. Poi il piacere del bello, della storia, mm. di possedere un qualcosa di unico c'è. Cioè, è innato, è insito delle persone. Il collezionismo, il possedere degli oggetti belli che si tramandano, nasce proprio dall'esigenza di tramandare la storia, di passarla. È un senso di continuità che ci rende in qualche modo un po' immortali. Ma qui bisogna essere anche pragmatici e solidi in questo momento, salvate i vostri risparmi metteteli in quegli unici beni rifugio tra i pochissimi beni rifugio che non sono replicabili l'ha detto lorenzo ci sono i cataloghi di riferimento non ci sono solo le nostre parole che potrebbero essere magari in qualche modo vane di una serata ma ci sono cataloghi di riferimento c'è in un click vedere che queste monete sono battute delle grandi asse internazionali esempio di new york inizio anno sono monete importanti e voi potete avere l'opportunità di averle gratuitamente a casa ho presso i nostri negozi, Torino, Milano, Verona, Roma, ricordiamo i nostri punti di vendita. Ricordiamo che la Bolaffi vi offre insieme un, pa un passaporto delle vostre monete, un certificato che è indispensabile per dormire sogni tranquilli. Allora questa è la serata speciale, spe l'abbiamo definita una notte al museo, un'occasione più unica che rara, anche perché ma qualche magari nuovo telespettatore che ci segue da un po' di tempo e finalmente trova le monete giuste che toccano proprio, proprio diciamo in qualche modo anche il cuore. Poi ci sarà modo di parlare di performance di queste monete, ricordiamolo ancora una volta il sito www.monete.it per andare a vedere quelle che sono, ma queste monete dieci anni fa, visto che Lorenzo cita dieci anni fa quando abbiamo iniziato a fare le trasmissioni in televisione, ma quanto volevano, valevano, quanto sono cresciute, ogni quanto c'è un aggiornamento di catalogo. Questi sono mille e un discorso da fare di persona. Allora, siete stati, vi siete addormentati, vi siete spaventati, vi siete siete frastornati quali di questi sentimenti o stati d'animo avete in questo momento ecco io vi dico di destarvi perché sono le 23.05 e alle 24 alle 00 come preferite noi di eh, da contratto dobbiamo spegnere perché potremmo andare avanti veramente tutta la notte ma non possiamo allora io vi prego di destarvi nell'ambito di riflettere sul fatto che è ancora disponibile L'aureo di Tiberio al 45% di qualità. quell'aureo di Tiberio che tutti, 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 l'imperatore che viveva al tempo di Gesù, eh, quando è stato crocefisso Gesù. 45% di qualità disponibile, diamo allora un'immagine, mi basta questa immagine, perché questa immagine riempie, riempie veramente il cuore. Ed è offerto a Elena, lo diciamo Mettiamo a fare. Diamo la grafica, l'otto numero 6, 15.000 euro. 15.000 euro per 45%, ma qual è la qualità su cui bisogna ancora batter di più? Claudio, l'abbiamo appena sì. visto, ma lo ricordiamo: forse uno degli aurei di Claudio, forse lo uso per decenza. Serata, eh, ma guarda, guarda questo volto di Claudio così è forte: È giovane, così. forte, poi è bellissimo perché questo collo lungo, i lineamenti anche raffinati, una persona tra l'altro colta venuto un po' per caso in qualche modo, saputa insaputa eh? diventato imperatore e diamo anche qui la grafica per questo lotto numero 8 della serata per il top lot per questo 50% fior di conio 25.300 il laureo di Claudio coniato per volontà del senato non li pagate questa sera un centesimo in più. Nerone, ancora disponibile. Nerone post riforma monetaria, ricordiamo che ha dato qualità. conferma 40% di qualità per questo ritratto di Nerone è incredibile. Nerone è davvero uno dei personaggi della storia romana tra i lotto più riconosciuti l'otto numero 11 lo dico per la regia Se, così aiuta con la grafica perché questa è la moneta esattamente del 66-67 ricordiamo che è la riforma Alessandro. del 64 vorrei solo segnalare che Traiano tra Whatsapp e tutto no per ma Traiano regionaria. io quel Traiano su Cleopatra chiudo la trasmissione tu lo sai finché non vanno sì. in conferma Traiano c'è perché... un forum su Traiano, eh, certo. perché qualcuno perché... lo perde poi. ma adesso arriviamo proprio a Traiano la viviamo subito. Però ci Traiano. sarà un fortunato che invece lo vedrà in anteprima. Eh, chi, saprà, sì, certo. chi saprà scegliere chi saprà. le monete, prenderle in visione, confermarle in visione quando non ci sono, non quando non ci sono scrivere. Guarda, Traiano, Traiano, eh, chi non ce l'ha, Lauri di Traiano, eh, eh, mh, questa sera non confermarlo davvero diventa. sto parlando non solo di collezionisti, eh, sto parlando di chi ha coscienza e volontà di iniziare un percorso sulle monete romane e sta cercando le grandi rarità, i grandi eh, e anche attento al prezzo perché eh, stasera è qualcosa di magico, perché c'è un Audi Traiano io lo tengo tra le mani in quella immagine di repertorio di prima, l'ho messo sull'espositore ma eh, non c'è soltanto un monumentale incredibile stratosferico traiano l'imperatore che porta la massima espansione all'impero la colonna traiana racconta le sue gesta le vittorie in dacia e la leggenda ci ricorda che lui fu soprannominato dacico e lì tra le mie dita poi succede qualcosa di magico di inaspettato ma anche per me davvero ma credetemi ma non vi voglio incantare con le mie parole perché dei rovesci li abbiamo visti abbiamo visto imperatori a cavallo abbiamo visto monumenti abbiamo visto templi e poi però mi capita di vedere un'aquila, 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 che non è la, eh, lo, lo stendardo, il trofeo d'armi in cui l'aquila si intravede, ma è un'aquila dagli spiegati. Ricorda per coniazione le civette greche eh, delle monete di Atena, ma non c'è abitudine nel mondo romano e capacità di realizzare elementi frontali, figure di animali, in questo caso l'aquila frontale. E non è casuale che sia appoggiata su un, su un fulmine, perché proprio ricorda le acque legionarie. E allora quando eh, ho avuto con le mani, tra le mani questa moneta, la tentazione ma no, era quella di davvero cominciare a portarmi avanti nel tempo e di dire, signore io non ve la posso offrire così al 40% a 15.410 Euro, come un Audi Traiano con l'abbondanza la sul rovescio, un, un, bello altrettanto, per carità raro, ma... <coughs> non con l'acqua, non ve lo posso. Fare. Devo, devo dirvi eh, chi il maggiore offerente lo porta via, ma non è nostra abitudine. Noi siamo rigorosi, e lo saremo ancora finché i cataloghi diranno e lo diranno nero su bianco. No amico, lo devi pagare di più, ma sapete perché? Perché noi per primo lo paghiamo di più. <coughs> Chiedo scusa. Ecco, hai detto la cosa che fa la differenza. Noi stessi lo paghiamo di più perché il mercato internazionale fa già distinzione sulle rarità, sulla difficoltà di trovare certi rovesci. Perché su 100 monete, magari 50 l'hanno fatta, non so come dire con l'imperatore a cavallo, sto parlando certo. di Tiberio, magari che è un rovescio per dire più comune. E poi su 100 ne ha fatta una o due con l'Aquila. Ecco la differenza. Certo. Tut Tut Ma poi oltre alla bellezza, no, posso dirvi? Direi. Eh. Della di oro. Sì, sì, ma l'aquila, la te ve l'ho detto, è ancora sulle monete. Sì, e sì, tutto ciò che è legato al volo è, è, aquila. è aquila. E io, sai chi, sai, sai chi la dovrebbe scegliere Alessandro? I collezionisti di Francobolli che collezionano le trasvolate, il balbo, eh? tutto ciò che ha a che fare col volo. Le grandi imprese. Le grandi imprese. L'aquila è sui Giubbotti. Sì. È la Royal sì. Force l'aquila. Ma il simbolo degli Stati Uniti mm. è l'Aquila. Il Silver Eagle. Ma no, la, è l'Aquila proprio, ma di tutte anche delle monete d'oro. Cioè, Pazzesco. Ma sapete? No, noi siamo innamorati di questa sapete moneta. Sapete perché? E non vedevamo l'ora di sapete. portarvela in diretta. Non vedevamo l'ora con Lorenzo mm. oggi di portarvi due o tre monete. Tutte chiaramente sono una grande selezione, ma poi ci sono quelle che ti fanno battere il cuore. Che ti emozionano anche il briefing dopo questa tanti anni, Lorenzo. Eh sì, sì, questa, no, no, questa è da copertina. Mie... Se magari un giorno facendo una mostra viene a chiedere un prestito, ci può... questa è sì, una mostra di grande imperatore italiano a Roma, va sicuramente prestata. Sì, ecco, è utile. Cioè, io eh, vi ringrazio per le chiamate, per chiedere informazioni, ma toglietevi il piacere di fare quello che ho fatto io, averla tra le mani. Allora io, prima mi si è spezzata la voce, ma sapete perché riusciamo a offrire a questo prezzo? Semplicemente, e dico semplicemente, ma per quello che dicevo prima, perché Bolaffi, grande mercante, è riuscito a comprare una collezione, allora quando tu compri una grande collezione, riesci a fare un'economia di scala, e allora puoi dire al proprio, alla propria clientela, non ti chiedo un centesimo più, per quello che è l'aureo di Traiano, per, non è anche per quello che è l'auro di per quello che è uno degli auroi romani, più pazzeschi che sia passato nelle nostre disponibilità e non lo paghi un centesimo in più. Tra l'altro, ricordo che alle 23:13 non si paga nulla, non c'è l'Iban quando chiamate. Cristina non è che vi dice buonasera, l'Iban per cortesia. Mm. No, buonasera, no, eh, no, vi chiede semplicemente di, dirvi, di dirle come vi chiamate, dove volete vedere questa moneta. A casa nostra, cioè nel nostro negozio di Torino, di Milano, di Roma, di Verona a casa tua perché dobbiamo venirti a portare la moneta che io ho scelto, eh, abbiamo consulenti in tutta Italia, abbiamo funzionari in tutta Italia, non c'è nessun tipo di problema. Quando l'hai vista e se ti dà l'emozione, perché può darsi che non te la dia, dubito che eh, eh, di cui stiamo parlando, a quel punto se decidi la compri e, e solo in quel momento dirai bene, adesso che ho deciso di comprarla, come la pago? E bravo, come la paghi? Dimmelo tu. Ci sono formule di pagamento dilazionate nel tempo, hai bisogno di sei mesi? Abbiamo la formula, hai bisogno di un anno? Abbiamo la formula, hai bisogno di cinque anni? Abbiamo le formule. Noi non siamo abituati, come tanti fanno, a dire tua con un poco più di un caffè al giorno. No, non si parla di un caffè quando si parla di una momento così importante. Il caffè ve lo chiederemo se avete piacere di offrircelo, se ci ospitate, <ride> ma abbiamo formule di pagamento per tutte le possibilità perché l'accesso al credito ormai è la cosa più semplice del mondo. Ci dite come volete fare e noi ci preoccuperemo e ci occuperemo di aiutarvi. Voglio completare, perché altrimenti ci sgridano, con le ultime due monete, perché qui la qualità e la rarità di nuovo va a gran braccetto, eh, ve, le ve le annuncio, sono l'audio di Commodo e l'Aureo di Diocleziano. Eh, qui gli indici di rarità si elevano, perché sono imperatori che... Un po' come Caligola hanno vissuto poco per quanto riguarda comodo e quindi la grande rarità unita alla grande qualità ci portano a una richiesta molto importante. Chiedo di vederla e su questa moneta eh, una telefonata al centralino, Non perché non voglia darvi il prezzo, ma perché merita di, eh, una giusta descrizione. Anche una giusta descrizione e anche una curiosità da parte sì. di un telespettatore e di mm. più telespettatori. Quindi. Tanto facciamola vedere. Questo L'aureo di comodo sull'aureo di comodo diciamo 40%. Ci cioè sì. abbiamo insieme, così avete anche un'idea eh. di quello eventualmente si sì, può interessare. Quindi, 40% per quest'aureo. E andiamo anche sulla moneta successiva sì. per farla vedere eh chiaramente. Sì. Ed è invece un aureo di Deocleziano. Se la regia, poi con calma, quando riesce a spostare la camera sull'ultima. Moneta di questa galleria incredibile, sette monete, sette aure che abbiamo portato con una qualità incredibile. Diocleziano al 60 addirittura per cento. E su questa moneta, due parole le voglio spendere perché qui siamo di fronte a un passaggio di nuovo straordinario del mondo romano. Abbiamo visto i primi imperatori, abbiamo visto le riforme monetarie di Nerone. E qui c'è una riforma che è una riforma sociopolitica fondamentale, cioè la scissione, la divisione dell'impero in Oriente ed Occidente. E Diocleziano, quindi, con la sua tetrarchia, innescherà un processo di, um, di uh, politico differente nuovo. di nuovo e punto vincente. di non ritorno Quando un uomo solo, diciamo sempre, non può più tenere in mano. Un grande impero. Questa, tra l'altro, è una moneta di una zecca che anche questa sa già d'Oriente, perché è addirittura è una zecca di Antiochia in Turchia. Lo vedremo sul rovescio. Un colpo di telefono al centralino per avere tutte le informazioni le caso per queste, veramente, mm. che sono due monete, due grandi monete, altre due tra i top lot della serata, sicuramente. Monete importanti da valutare. Il rovescio ci presenta una figura anche Giove. qui. Pazzesca Giove, proprio a proposito di quel fulmine che abbiamo visto sotto questa laquila ragionaria, la lo dicevo. Giove conservatore dell'Augusto, guarda che meraviglia! C'è Giove, Cons il, il padre di tutti gli dei, che veglia e veglia. conserva e, la sì. forza è il progetto di Diocleziano signori, una curiosità sul prezzo di questa moneta, perché è una moneta che eh, in questo stato di conservazione. Eh, insieme a quella di Comodo rappresento davvero una trattativa quasi a richiesta, quasi privata, perché siamo di fronte a altre, anche come rarità alle massime rarità della collezione. Quindi vi prego di informarsi. Elena, ehm, facciamo un espositore. Sì, mentre delle monete. Volevi far vedere ancora sì. un attimo le banconote sì, attimo che l'abbiamo fatto vedere all'inizio. Se tu intanto vuoi raccontare quelle due banconote, io voglio arroccare un attimo perché entriamo negli ultimi... Ultimi minuti. 40 minuti. spezziamo un attimo questa serata sicuramente importante di Notte al Museo, rifacendo vedere per chi si fosse collegato invece, insomma, l'ultima ora, le due banconote. Non ne portiamo più molte, non ce ne vogliate, so che mandate mail, protestate sì, sì, anche no, col no, direttore, le chiedete, qualità. non si trovano più, si trovano le qualità, perdonatemi da mercatino. Da Brocante insomma, da um, banconote molto, molto utilizzate. Per quello che chiaramente servivano, la Bolaffi, quelle banconote non ve le vuole portare, vi vuole portare chiaramente anche nelle banconote la grande qualità e sta diventando sempre più difficile. Questa sera abbiamo portato due esemplari. Le ho detto due cone in qualche modo, due banconote particolarmente significative nella collezione. Partirei da quella addirittura sulla destra, la più piccola che rappresenta il numero uno proprio del catalogo Volaffi. Si tratta in effetti della prima banconota del Regno d'Italia, addirittura una sovrastampata, un po' come quella, con quella tecnica dei francobolli che venivano sovrastampati. In questo caso c'era chiaramente l'immagine della banconota e poi sovrastampata quel biglietto di Stato vale 5 lire. E a bontà, addirittura a corso legale, così. Poteva essere convertita, lo si scriveva addirittura in qualsiasi momento con moneta metallica corrente. Questo per Lorenzo, per dare più tranquillità a chi riceveva in pagamento, una banconota. Fu uno shock ai tempi, nel fine 1800, vedersi arrivare invece di un 5 lire magari d'argento, vedersi arrivare una banconota. Ecco perché poteva essere in qualsiasi modo convertita. Le, questo è l'otto numero 25 della serata, è un 70% di qualità. Ricordiamo anche che su queste banconote del 1882... Il 70% e pare invece a un fior di stampa. La richiesta è 2175 euro, se vogliamo mettere la grafica. E questa è una numero uno è una grande curiosità. Anche per un grande regalo di prestigio, per una persona magari abituata a maneggiare i soldi, sappia che tutto parte da qua. Questa è la numero uno del Regno d'Italia. E poi abbiamo la mitica, la più amata, diciamo dagli italiani, la più sognata, quella. Potesse avere mille lire al mese quella grande moneta, quella grande M. Il mille lire, tra l'altro, questa sera ha un prezzo veramente di invito al collezionismo. Un prezzo mite a 1035 euro il mille lire grande M. E l'otto numero 26 potete fare veramente un regalo adesso. Forse un regalo di San Valentino, una banconota, ma se sapete che il vostro marito, il vostro compagno, il vostro fidanzato è appassionato di banconote, qua veramente fatto un regalo speciale 1035. È la richiesta per questa incredibile banconota. Tra l'altro potete vedere quanto già per rendere la vita difficile, dura e falsare, tra il 1926 e il 1943, quando fu emessa questa banconota, queste sorte di grottesche. Lorenzo, hai avuto modo per preparare queste sono le due banconote disponibili in conferma per la serata per chi volesse andare avanti in quell'inizio sì. di collezione che avevamo lanciato un paio di anni fa? Allora, sono arrivate tante richieste di che, che giustamente dicono, Lorenzo e Alessandro ce le ha girate. Eh, ho bisogno di qualche consiglio perché sono entrato in quella fase di loop in cui non riesco anche a essere lucido nella scelta. Allora io, fatto salvo che evidentemente l'importanza museale di, questi, di queste monete è enorme, che ovviamente ci sono delle richieste eh, da valutare da parte di ognuno di voi, io mi permetto, ho fatto un piccolo cambiamento di set, di... Ehm, Uso il termine giusto, eh, di consigliare, barra eh, insistere un momento in più su queste quattro monete. Quindi ti prego, ecco, queste quattro monete. Eh, abbiamo iniziato la trasmissione parlando di denari d'argento. Ehm, qualcuno dirà: eh, come mai vedo più facilmente aurei che denari nelle vostre trasmissioni? E, siete attenti perché gli aurei, signori erano monete rare all'origine, pochissime coniate fin dall'origine, quindi cosa succede? Succede che um, se venivano usate molto poco, erano ovviamente più che altro tesorizzate dai patrizi, dai senatori, dai console, dagli imperatori. La moneta d'argento invece già circolava di più e allora ecco che è difficilissimo trovare monete in argento di buona qualità monete in argento di buona qualità quando eh, noi andiamo a identificare le grandi rarità in grandi qualità allora il sottoscritto e la mia compagna di viaggio Elena non possono che consigliare e allora io ho selezionato queste quattro monete in questa eh, parte considerando che le altre sono ancora disponibili quindi è scelta vostra ma su quel Cleopatra su questa Cleopatra Signori, il mondo intero, il giorno che noi avremo, e non pensate che non ci stiamo pensando, la possibilità di trasmettere le nostre trasmissioni in tutta Europa, perché la tecnologia oggi è facilmente ac ac accessibile, noi un denaro di Cleopatra e Marco Antonio non lo teniamo sull'espositore più di 20 secondi. Ma già è successo da noi eh, qualche mese fa quando all'annuncio della moneta cognata da Alessandro d'Egitto Egitto. E andate in conferma l'annuncio. Eh, quindi io oggi vi ho portato un denaro di Cleopatra e Marco Antonio in una qualità superiore alla media, ma non alla media polacca, alla media mondiale che vede sempre monete, quelle poche che esistono, eccessivamente consumate, un po' per utilizzo, ma soprattutto per no. una. Consapevolezza di distruzione no, che si applica. Esatto, oltretutto, dopo la sconfitta, mm. quando diventerà imperatore Ottaviano Augusto, queste monete saranno distrutte, non circoleranno più. Ma proprio con. Non, noi, non siamo nel momento in cui la moneta, anche con quella marca di bontà, può circolare dopo. Questa moneta finisce qui. Venivano presi dei pugnali, proprio rovinati, graffiati. Allora. Signori, Era forse è più facile perderla, distruggerla, rifonderla per fare altre monete piuttosto che conservarla. State, avete la consapevolezza che state valutando la moneta d'argento con l'unica testimonianza visiva di Cleopatra d'Egitto. Ma allora l'avete eh, capito che non siamo di fronte a un uh, Tromteu o un uh, basso rilievo o una, una visione moderna o rinascimentale o quello che volete di questi due grandi personaggi. No, è la realtà ma coeva. Ma della moneta coniata ad Alessandria d'Egitto, quando la signora Cleopatra era viva e vegeta e il signor Marcantonio, suo compagno, avevano in mente di prendere il controllo del, dell'impero Roma, del, dell no, romano. No, ma quindi approvate anche da loro le monete. Perché è messa, ripetilo perché è questo che fa veramente tremare, tremare di emozione. Alessandria d'Egitto è la zecca. E vi chiediamo 16.900 euro: scusatemi, soltanto, soltanto una moneta così può chiedere qualunque prezzo in un'asta. Io le ho viste al dare all'asta i 50.000, i 60.000 euro. E se volete, ve lo faccio anche vedere. Allora Cleopatra, l'ha detto Elena, autorizza la cognizione di questa moneta. Secondo voi se quel volto lì fosse stato deturpante o deviante rispetto alla bellezza presunta di Cleopatra, lei l'avrebbe autorizzata a Marco Antonio e Marco suo compagno, Antonio avrebbe, fatto avrebbe uno sgarbo così alla sua regina? Mettendola tra l'altro sul diritto. Ma allora state cercando davvero... sua regina. State cercando di mettere nel vostro patrimonio questa di famiglia. Questa è la moneta del cuore, eh. questa è una moneta che non si può non vedere, eh. ma proprio non si può. Questa è la moneta lì, ci vorrebbe anche un cuore, ma per dire proprio, è la scelta proprio del cuore, è quella moneta che dovete vedere dal vivo, perché Beh. non potete non vederla. Qua a questo punto mi sento di dirla, non potete non provare l'emozione di una moneta con Zecca Alessandria d'Egitto. Con Cleopatra e Marco Antonio. cioè è un qualcosa che non potete perdere. Ecco, questo è proprio un consiglio che vi do alle undici e mezza, non so che ore sia, proprio in diretta spassionata. È un peccato, è veramente un peccato. Poi magari non è detto che la confermiate, ragioneremo magari sul prezzo, come diceva Lorenzo, con magari anche una dilazione importante, con una caparra subito, quello vabbè, è da divenire questo. Però l'emozione di. Tenere questa moneta. Guarda, nelle nella stessa chiarezza eh, proprio di chi eh, rispetto del nostro pubblico, questa moneta io ed Elena l'abbiamo presentata tre settimane fa e un, è stata immediatamente confermata. E La conferma è arrivata da parte di un nostro gentile amico cliente che, nel frattempo, e nelle trasmissioni successive, ha confermato eh, quelle monete che sono più vicine alla sua passione. Cioè, non è rimasto chiaramente indifferente al fascio di Cleopatra, ma lui sta facendo una collezione di monete greche. E allora quando poi ci siamo incontrati di fronte al fatto che ha voluto scegliere importanti monete greche ha dovuto rinunciare eh, ed era veramente dispiaciuto a questa moneta. Questo ha acceso una, una possibilità straordinaria perché capita veramente di rado perché giustamente è nell'opzione, ma io sono sicuro che chi la sceglie questa moneta poi la, la compra. E io ho voluto fare davvero, non una scommessa, ma un atto di rispetto nei vostri confronti. Avrei potuto, proprio per la, rimetterla tranquillamente nel circuito dei nostri agenti, funzionari, punti vendita, e voi non la vedevate più. E passava il Cleopatra e il Marco Antonio tra i più belli visti negli ultimi anni. Eh, ho voluto, è una, una scommessa che ho fatto. Forse la, la perderò, ma non credo eh, che uno di voi, magari chi già qualche settimana fa ha detto l'ho persa, se all'ascolto dica. Eh, questa volta arrivo io, con la, stessa opzione, con la stessa opzione, la prenotate, non la state comprando, io Cleopatra e Marco Antonio, voglio portartela a vedere, su questo espositorio ho messo un'altra moneta e su quest'altra moneta eh, andiamo a porre la nostra attenzione, ti prego Alberto, perché è di Claudio, perché l'auro di Claudio mi porta immediatamente in quella situazione in cui... Esistono i top lot della serata in una notte al museo. Io vi ho portato e vi ho dichiarato il prezzo di 25.000. Perché non bisogna assolutamente nascondere nulla perché questi prezzi qui li vedete su dei comò. Eh, che, ma lasciamo stare ma perché io poi do di matto. Eh, 25.300 euro per una moneta di un audio di Claudio in una qualità 50% primo anno di coniazione, primo anno di regno di regno proprio giovanissimo tant'è che questa moneta non giovanissimo, la Giovanissimo, Che poi non era così bello, giovane, giovane <ride> per Claudio, diciamo. Questa moneta non la conia lui, come normalmente avviene, cioè con la sua supervisione, ma è Elena... il Senato! E questa è la cosa incredibile. E ve lo dice la moneta stessa, e ve lo dice la moneta stessa. Questa moneta è stata approvata. Che chi conosce un po' chi ci ascolta sa benissimo che queste monete sono approvate dallo stesso imperatore. Tanto è stato invece importante scelto Claudio la moneta addirittura e approvata ex SC dal Senato Consulto per il Cives Servatos. Queste se non vi emozionano queste che non sono dettagli e allora Lorenzo è difficile stupirvi eh? no? è no, difficile perché ma, vedete, questa non. notte al museo mm. è, è veramente speciale noi è stato uno, non facciamo uh, una congiuntura anche un po' astrale che ci ha fatto avere tutte queste monete oltre a una grande acquisizione una grande collezione acquistata non so io spero almeno mm. che ci siate per vedere non facciamo intrattenimento noi eh, voglio dire quindi eh, noi siamo qui chiaramente a darvi delle opportunità di scelta, però eh, mi rendo proprio conto che, ehm, come diceva Elena, abbiamo fatto uno sforzo veramente particolare e la scelta di non mandare un messaggio, una, una mail a tutti, intanto per non disturbare, ma proprio perché vogliamo premiare sempre di più la fedeltà. Eh, siamo tutti quanti, quanti messaggi tra questa anteprima. Tra poche ore Il 14 febbraio, quindi, San Valentino, non è che San Valentino sia legato al collezionismo e alle grandi scelte, ci mancherebbe. Poi, la fedeltà intesa proprio come ringraziare il nostro pubblico perché avvisarne tanti eh, significa eh, che chiaramente si au aumentano i competitori e noi volevamo proprio che fossero i più affezionati ad approfittare e approfittare di quel Cleopatra, approfittare di una delle monete più importanti d'oro, di Claudio, top lot, 25.300 euro, top lot, e poi? E qui la prendo davvero come una, uno sgarbo personale, scusatemi, eh, perché vuol dire che sto facendo male al mio mestiere, sto facendo male al mio mestiere, perché se io questa sera non ho l'attenzione da parte di un amico o di un'amica sulla terza moneta che ho messo su questo espositore, scusami, sulla quarta, perché la terza poi ci arriviamo, che è quell'aureo di Traiano, l'aureo di Traiano, un Audio di Traiano che si presenta in uno stato di conservazione. Qualcuno non ricorderà le vicende di Valentiniano, di Teodosio, di magari neanche quelle di Claudio, ma ci sono alcuni personaggi che si conoscono. Chi di voi non è stato a Roma una volta, la colonna Traiano, il foro Traiano l'ha visitato, la colonna Traiano l'ha ammirata. Allora Tra l'altro ancora integra. Che racconta le gesta, ma non solo la colonna, le racconta, le racconta ma anche la moneta, dove vedete, e sulla colonna traiana c'è proprio la battaglia contro i Daci, vittoriosa da parte di Traiano. L Imperatore Traiano Augusto Germanico Dacico, pontefice Massimo. Questo auro di Traiano si presenta nel suo diritto come davvero una moneta fiordiconio eh, di quelle che abbiamo visto nel pomeriggio, incapsulate, quasi, no Alessandro, quasi... E Sembra quasi rarefatta, tanto è perfetta, posso dirvi? Da, da. Sembra... sembra quasi una riproduzione. Sembra quasi, tanto è bella, mm. sembra quasi una riproduzione, ha ragione, è assolutamente originale. È inutile dirla, c'è scritto Bolaffi, ma noi trattiamo solo monete originali e coeve, però ha ragione Alessandro, è talmente bella. Che sembra quasi una riproduzione fedele, e invece no, è lì che arriva puntuale il certificato. Ma ce lo fare, eh, questo. No, no questo traiano dico. no. No, ma lo sgarbo, cioè, io ho usato lo sgarbo, ci mancherebbe, non vuole essere così provocatore, ma davvero lo sgarbo si fa a se stessi nell'ignorare un Nauru di Traiano. La, 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 la scelta giusta anche nella quotazione, perché abbiamo visto Claudio a 25.000, qui scendiamo a 13.340. Ma questa quotazione si potrebbe allineare tranquillamente a quella. 15.410. 15.410. E l'otto numero 12, così se vogliamo metterci a contatto. Ma questa quotazione grafica, potrebbe grafica. tranquillamente prendersi i 10.000 euro che mancano per arrivare a quella di Claudio, grazie a questo rovescio. Eh. SPQR, torniamo a una moneta fatta, evoluta e autorizzata e segnata dal Senato che non la sigla soltanto con le XSC come quella di Claudio, ma addirittura la presenza della SPQR. Lo vediamo, mi dai un'immagine? Un Al rovescio, sopra l'aquila. COS per la, sì, la quinta volta, la no? PP perfetto principe e poi lì parte Lorenzo, fallo vedere Guarda se qui. riesci. Eccolo lì. SPQR, ottimo principe nel quinto consolato. Ma insomma, ma cosa devo fare? Devo venire io a casa vostra stasera. Devo prendere la macchina e fare il giro e so già quali campanelli andare campanelli. a suonare, Alessandro, per dire, ma sei do, so, dormi o sei desto? Sogno o son desto? Perché io, un'aquila, un dali spiegate, posta sopra un fulmine, su una moneta di Traiano, ma me la comprerei io se potessi. Eh? Beh, me la comprerei io invece prenderei quella di tu, Marcant sì. Marcantone. Io, io volevo dirlo prima. Veramente, potessimo, e sai benissimo che non possiamo collezionare noi, noi no, per... Non chiedono di vederla. Eh? Ma infatti non, non stiamo... Sono le 11.36. Qualcuno dirà beh, adesso è ora di andare a dormire perché domani devo andare a lavorare. E, Giusto, sacrosanto è il riposo, ma il riposo del giusto, sapete qual è? Quello di chi fa la giusta scelta. È il giusto, è quello che dice: Io, Cleopatra e Traiano, stasera. Tutte e due. Claudio è, è lontano dalla mia possibilità, anche se so che poi posso dire, però mi piacerebbe averne una, allora faccio una scelta. Per quanto quei due Claudi centrali che hai messo. Faccio una scelta: Ma Ma ti... Cleopatra e Traiano. Tra l'altro, con Cleopatra è. E... Traiano, scegliete anche di pancia, scegliete proprio col cuore, sono scelte del cuore, sono scelte dei grandi personaggi, della pil, della storia che non passa mai. Non che Claudio non sia significativo, tutt'altro, a livello sia storico, ma Marcantonio e Cleopatra e la loro storia tra l'altro. E l'hai detto Elena, guarda che coppia questa. Claudio, io abbiamo il denaro. Tu hai fatto della, veramente l'espositore perfetto. È la quarta moneta che io ho selezionato in maniera speciale perché torniamo alla difficoltà di reperimento degli argenti romani. Almeno dei ci date una soddisfazione di dire: avete portato delle belle monete. No, ma credo che ce l'abbiano già dimostrato con, con le prime telefonate. Però, però qui la per e poi le perdono domani mattina ah, io pongo il io veto sento però esquillare dei telefoni pongo telefono. il veto su queste quattro monete c'è veto domani mattina alle nove perché poi tutti i martedì chiamate me chiamate il numero del per chi ha il mio numero di telefono chiamate il numero del centralino e io lo dico a chi risponde al centralino non prenda assolutamente conferma perché queste, su queste quattro monete io pongo il veto le ripeto, questo è il denaro di Claudio, altrettanto importante per qualità, 7.360 all'otto numero 9. Avete scelto Caligola, non vi siete persi Giulio Cesare e vi state perdendo Claudio e Cleopatra. I due denari più importanti insieme a quelli appena citati di tutta la collezione. E poi li inseguite per anni e poi ci vediamo nel 2021 e dite, eh, mamma mia quella sera... Avevi la voce spezzata, ma ci mettevi l'energia? Perché non hai insistito un po' di più? E che devo fare? Fai sanguinare, la voce. Fai sanguinare la, <ride> la voce. Che devo fare? Devo veramente sputare sangue. No, no. non, non c'è bisogno. Su no, questo no. Su queste monete no, mm. Lorenzo. Perché parlare, parlano addirittura già da sole. Cleopatra, regina d'Egitto. Unica testimonianza visiva. Unica, ma ve lo facciamo vedere. Unica moneta. Di Cleopatra. Di Cleopatra. Legata al Grande Impero romano, a quello che diventerà il Grande Impero Romano, al sogno qui di ricostituire un impero tolemaico e poi la zecca mi fa sognare Alessandria d'Egitto, eppure è una moneta che ha pieno titolo nella moneta della Roma imperiale, è sul nostro catalogo ed è l'unico esemplare. Questa è veramente, mi sono permesso di dire la moneta del cuore, perché quella moneta è veramente che fa sognare che fa proprio palpitare. Che dobbiamo fare, gentili ospiti? Sono le 23.40. 20 minuti. Eh, 20 minuti sono un'eternità per fare una chiamata, per mandare un messaggio, tra l'altro funziona tutto, Whatsapp, eh, credo si veda anche molto bene la, la trasmissione su tutti i canali, tra l'altro ne approfitto per ricordarvi che domani pomeriggio ci sarà un'altra bella... E lunga giornata che inizierà alle 18 alle 17, alle 17 e si concluderà alle 24 con una pausa di un'ora dedicata alla filateria. Mm. Ma. Eh, facciamo solo una carrellata no. veloce sulle tre bizantine? Sì, sì, le... sì, giusto. Le tre... Ah, ancora disponibile le monete, quelle bizantine legate alla cristianità, le sì. abbiamo un po' trascurate è in vero, effetti perché vero. la puntata ci ha portato. Al grande mondo Però si antico. legano molto bene a questo Beh, che abbiamo visto, Sono, sono aure a tutti gli effetti, sono i soldi, sono l'evoluzione. Le, È il mondo romano che continua, continua ad Oriente, ma a questo punto mm. diventa poi neanche più il mondo d'oriente, diventa l'impero romano che sposta a Conob, Costantinopoli la propria sede centrale. E la nuova Roma, e la nuova Roma proprio per scelta di quel Costantino dell'editto di Costantino, che fa addirittura prendere a Bisanzio il suo nome di Costantinopoli. E vedi come si lega a Costantino, all'editto di Costantino, e qui mm. la croce diventa centrale. Questi sono gli aurei della cristianità. Gli aurei della cristianità, una collezione eh, davvero che vive di luce propria. Ogni, ogni moneta vive la luce propria, però noi cerchiamo sempre di fare dei piccoli percorsi di collezione. Perché la cristianità? Perché le immagini legate alle divinità, legate al passato, diventano, sono mutuate nell'ambito della cristianità. E allora, la, la, e allora vittoria... la vittoria si trasforma in un angelo. Perché? Perché è vero che una vittoria è ancora lata, ma porta quei vessilli il pastorale con la destra e il globo crucigero con la sinistra. E diamo la quotazione: assolutamente 1140. 1140. E poi proseguiamo con la moneta centrale. L'otto numero 15. Vedete poca. che qui i prezzi diventano più miti, ma la bontà, il certificato, l'originalità delle monete, queste sono monete. Che la Bolaffi tratta da poco tempo. Approfittate di quello che noi chiamiamo il lissino zero, del primo prezzo, di quando vi vogliamo invogliare a continuare o iniziare una collezione. Questa è una micro collezione, ma con un tema importantissimo: le prime monete con al centro il Cristo, la croce, l'angelo addirittura custode, e tutti i mosaici bizantini e tutta. L'importanza della cristianità e lì in quel cofanetto. Torniamo ancora sulla quella visione di insieme meraviglioso sì. del cofanetto Enrico. Ci regali? Ecco, è questo. questo? l'impero bizantino e questi sono gli ori della cristianità. È un caffanetto prestigioso. Se non avete nessuno di questi tre esemplari, Lorenzo, il grande consiglio e la conferma in visione di nuovo, gratuita per tutti e tre, contando che veramente, mal contate, sono meno di 4.000 euro, sono intorno ai 3.800 euro e tutte e tre le monete. La centrale è l'istamenon, quella che ha il diritto addirittura al Cristo, Pantocrator. Andiamo sulle monete perché questo no, è il repertorio fa... che ci fa vedere il cofanetto pronto ad accoglierle. Ma abbiamo. Questa è la moneta che forse in qualche modo è di nuovo centrale in questa collezione, la moneta in cui addirittura Gesù Cristo è messo sul diritto, l'imperatore fa un passo. Quel Michele VII, imperatore di questa moneta, fa un passo indietro, lo vedete a destra i vostri tre schermi e sul rovescio, ma anche lui tiene il tabernacolo, e il globo crucigero. Questa è la prima moneta col volto di Gesù Cristo. L'istamenan. Questi... 1330 euro la richiesta per questa immagine del Cristo, il lotto il numero 17. E, qui, e quindi ehm, completiamola questa bella carrellata legata al mondo bizantino e a questo punto di contatto che proprio sono le immagini legate alla cristianità. E centrale cosa abbiamo? La croce, la croce che ci porta la moneta coniato durante il, re, il periodo dell'imperatore Eracleo ed è una... le prima monete invece questa con la croce addirittura a suo Quindi quella croce è tanto contrastata dai primi imperatori dell'impero romano d'Occidente diventa Centrale in questa moneta, quindi, questa è una micro collezione dal punto di vista di numeri, perché sono tre monete. Tra l'altro, tutte e tre disponibili questa sera col prestigioso cofanetto in omaggio, confermabili chiaramente singolarmente, perché tutto è accompagnato dal solito immancabile certificato fotografico Bolaffi, con una qualità ben precisa su tutte le monete. E andate avanti con la collezione degli aurei romani, non vi fermate alla sola Roma, andate oltre, arrivate a Costantinopoli. Allora, a proposito di Costantinopoli, rivediamo al volo anche le monete dedicate agli imperatori bizantini, così come quelli di appena visto con i simboli della cristianità, l'esplosione di questi simboli l'abbiamo anche su Costantino V e su Leone IV, questi imperatori che fanno parte di una grande dinastia, che è la dinastia... Eh, chiaramente che è quella avviata proprio da Leone III ricordo così e lo diamo anche per chi ha voluto segnarsi abbiamo sia la disponibilità di Costantino V le prime due di sin da sinistra eccole qua nel primo e nel secondo tipo a 2250 e a 2000 euro le due monete di Costantino V io qua mi rivolgo in maniera speciale a chi ha iniziato c'è chi, chi ha già preso Leone III ha preso la prima ha preso Niceforo, l'ultima. Qui abbiamo la parte centrale di questa, di questa raccolta con 2.250 e 2.000 euro per Costantino V. Stessi prezzi, e andiamo a vederle, no? Qui sì, 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 stessi prezzi identici per le successive due monete che arrivano proprio in ordine temporale dal successore di, Leone, scusate, di Costantino V, che Leone IV. Di nuovo esatto, abbiamo ehm. anche qua la coppia delle due tipologie di questi incredibili, bellissimi, di nuovo solidi, legati esatto, ehm. sempre alla zecca di Costantinopoli. Quindi veramente un'ulteriore evoluzione. 50% e 40%, 2,250 e 2,2. Signor sì, ottulio, se sì, all'ascolto un caro saluto. Eh, queste sono ad esempio, faccio l'esempio di un caro collezionista amico. Eh, lui ha preso la prima e l'ultima, queste sono le, le quattro centrali che completerebbero la collezione. Per chiudere la collezione, sì. per questa ce n'è un esemplare chiaramente sì. per tipologia e eh? quindi non ci sono ulteriori richieste sì. possibili. Grazie. Grazie Genova per i confermi di catalogo, anche quello è un buon modo per cominciare. Eh, 23.47 con i centralini ancora con tutti i telefoni aperti. Eh, andiamo a vedere anche gli altri tre, quattro aure perché... Eh, giustamente quel Tiberio al 45%, Elena. eh I Tiberi, gli euro di Tiberio, moneta rara, non rarissima l'abbiamo detta, ma al 45%, al fior di conio, come forse impropriamente altri operatori utilizzano, ma forse in questo caso vale la pena di utilizzare, invece... Non l'abbiamo mai vista, è cosa assolutamente rara. Così come c'è in conferma ancora disponibile il Nerone post-riforma monetaria. Vediamo. Quindi partendo da sinistra, abbiamo visto Tiberio, 45% qualità Bolaffi, 15.010 e la quotazione per il lotto numero 6, la prima da sinistra. Eccola qua, diamo un attimo: c'è cioè cioè il cavallo, quindi andiamo il centrino, avanti. Cioè se non trovate veramente la linea, Tiberio, riprovate. Lauri 45% Quella qualità, l'abbiamo detto, che c'è stasera, fa parte di questa grande raccolta e chissà quando ritornerà. Laureo di Nerone, anch'esso in grande qualità, 40% Post riforma monetaria, 13, al 40%, a 13.340, lotto numero 11. Di queste dirette, di questa maratona delle tre ore, per te addirittura è accodato: cinque ore televisive. Sei ore. Andiamo a concludere, e eh, hanno chiesto le quotazioni in tanti sulle due monete. Su cui e allora abbiamo, possiamo dare premiamo, quotazione. Premiamo anche qui chi ci ha premiamo chiesto Premiamo chi ci ha seguito fino alla fine con il Laureo Di Comodo, il lotto numero tre di serata, il nuovo, un grande monumentale 40% 23.920 euro per una moneta pensate che al 100% di qualità voglio dirvelo fa ormai quasi 60.000 euro allora di comodo no? Quasi 60.000 euro al 100% per dargli l'importanza di questa moneta. Proprio perché questo, questa qualità è enorme, questa rarità è assoluta, comodo uno dei pazzi insieme a Nerone, insieme a Caligola, a Elo Gabalo, insomma è altissima di qualità. Il rovescio, il rovescio di questo comodo è Marte, Marte. Marte con la lancia rivolta verso il basso, lo scudo in un'interpretazione. Del 183 d.C. Questa moneta viene offerta a 23.920 euro. C'è stata grande attenzione, due o tre persone hanno chiamato su questo comodo. Io dico una cosa e la dico in maniera serena prendendomi la responsabilità, soprattutto per chi ha già scelto delle monete. Eh, Lorenzo mi piacerebbe, ma eh, è già tanto per me, però vorrei vederla. Eh, ci dobbiamo incontrare, dobbiamo, dovete incontrare il nostro funzionario. Eh, confermatele queste monete senza preoccupazioni e problemi, ci sarà la possibilità di vederla e poi eventualmente o probabilmente sicuramente direte già al centralino non la compro però mi ha colpito, mi piace, la voglio vedere, stesso discorso per quel Diocleziano che sul diritto abbiamo già ammirato perché qui siamo sulle qualità estreme, qui i collezionisti della grande qualità devono destarsi e sfruttare gli ultimi 10 minuti di trasmissione. Eh, Diocleziano il tetrarca insieme ad altri tre grandi eh, uomini, un altro Augusto Massimiliano Ercole, e due Cesari realizzò questo progetto di tetrarchia, tetrarca. di grande divisione dell'impero questa beh qui cosa c'è da dire 60% di qualità Bolaffi qua, eh, qua si entra veramente nell'olimpo nell del collezionismo il lotto Vogliamo dire, la, la, sì, visto che sì, ci sono state sì, richieste sì, per correttezza, che noi con grande trasparenza diciamo sempre i prezzi, il prodotto numero 14 22.425 euro. In rovescio abbiamo quel Giove, quel Giove l'avamo già visto e quella scritta in basso in esergos, ma che sa di una zecca lontana, una zecca ormai orientale. E in anche Turchia, qui la Antioquia. qualità media è 40%. Ma, eh. Lorenzo, se abbiamo scritto notte al museo non lo, non lo sprechiamo mai. No, Chi ci segue lo sa, è passato un anno dall'ultima notte al museo. Lo sforzo è stato importante, è stato immenso. E adesso so che tu regalerai, come sai fare tu, un parallelo tra due monete: allora in diretta, amici. In diretta, uh, forse qualcuno potrà pensare perché Lorenzo non dedica le ultime energie, gli ultimi eh, pezzettini di fiato su monete da 40, da 30, da 25 e insiste così tanto su Cleopatra e su questo Traiano con l'Aquila perché sono innamorato di queste due monete e davvero eh, la, la consapevolezza di aver fatto bene il mio mestiere questa sera sta nell'aver eh, consigliato due monete pazzesche Una, offerta a 15.4 e l'altra a 16.9, se non ho ricordo male. Una a 16.009, <ride> stai esatto, parlando del, del denario di Cleopatra e l'altro correttamente a 15.400. Ecco, io non avrò mai più l'opportunità, ma lo dico con quella sicurezza, di avere tra le mani due monete così importanti, così diverse, così sopra ogni ragionevole aspettativa. Sto chiedendo a uno di voi, io questo vorrei che qualcuno facesse, questa è l'operazione mezzanotte, quello che chiama e dice portamele tutte e due, perché questo sarebbe veramente il soffiare eh, la, la, la prima scelta a tutti gli altri. Diceva ma non è, è una gara, no, non è questione di gara, è questione di comprendere la potenza di monete di questo calibro. Ho in mano il denaro di Cleopatra e Marcantonio, ce l'ho come... Avrei voluto avere ogni trasmissione, ma che voi spero abbiate almeno registrato, fotografato perché non lo vedete più. Se no su un libro, ecco. Chi, chi mi conferma questa moneta, gli porterò a vedere la documentazione relativa a quello che ho affermato. L'estrema rarità di questa moneta, 16,9, e 9, e poi avete scelto Aurei anche. Cari, scusatemi la banalità economica perché qui si va oltre l'aspetto finanziario. E economico: avete scelto Aurei pagandoli 30, 40, 50 mila euro e avete fatto bene. Ci mancherebbe e vi lasciate scappare un aureo di Traiano che non vi costa un centesimo in più rispetto a un qualunque altro aureo di Traiano. Attenzione, in questo stato di conservazione, intanto è superiore alla media. Intanto è pazzesco per la presenza di questa aquila. Io sinceramente, se stasera, prima della trasmissione, avessi dovuto fare una scommessa, una sola conferma, Lorenzo, cosa dici? Io avrei scommesso su questa. 100%. Io su questa? Sì. sì. sì e io l'avevo detto. L'Aquila, sì, avessi dovuto scegliere una, avrei detto l'Aquila, l'Aquila di Traiano. Avessi potuto scegliere due, sono le ultime due con cui sto chiudendo la trasmissione. Ma non mandatemi a casa con quella idea con quella... e più che altro non dormite poi male voi perché so che poi capita così perché poi al mattino Lorenzo quante volte mi dici che poi c'è certo. stata una gara alla mail al messaggio scorsa, al, al messaggio che ti arrivano all'alba <ride> Perché poi è così, allora poi è brutto no, dover, dover scegliere anche tra chi. Perché mi, allora mi chiamano: ha scritto alle 7 sul cellulare o che ha, ha chiamato in ufficio sì, sì. alle 9? Passano in negozio, entrano nei negozi e dicono: oh, Mi certo, fai vedere quella moneta? Certo, no, vengono a Torino. Non funziona so. così, bisogna metterla da parte stasera. Ma dormite stasera. tranquilli, confermatela. L'aquila. E l'avete in visione gratuita per prima, emozionatevi. L'Aquila è meravigliosa. Guardate il fulmine, come ci ricorda il fulmine greco. L'abbiamo visto questo fulmine. Il fulmine, fulmine di... di, di l'abbiamo visto, questo richiamo chiama Deus, Zeus, a Giove. E poi di Giove, ma l'abbiamo detto subito. L'Aquila. È di nuovo un simbolo di potere. questo questa Vediamo se c'è qualche... Eh, questo fulmine, l'abbiamo la visto. Se non è Roma, questa. Traiano. Con l'aquila legionare se non è una moneta romana, questa quella di Marco Antonio e Cleopatra è una moneta che sa di tutto. Sa di Esotica, sa di Alessandro d'Egitto, sa di piramidi, sa del Regno telemaico, ma sa di anche di Roma, sa di Cesare da una parte ottaviano di Triunvirato, ma Traiano è Roma. Ma davvero, sono due monete, ma che davvero fate finire la, la, la trasmissione? Parte io non ci la ci sigla, credo, posso dirvi? Non ci credo, detto, ci no? No, ma davvero, eh, ma davvero io mi, eh, mi stupisce che non arrivi la conferma, soprattutto da chi ha già confermato. Dice, ma perché tutto io devo fare? No, non è che devi fare tutto tu, ma hai no. già deciso giustamente di entrare. Ma anche chi è già ah. confermata, chi ne ha già anche Gino. Tante. Gino, dov'è Gino? Fare nomi, non cognomi, ma nomi Gino, Luigi, eh, che ci segue, il caro Luigi dalla Tunisia. Forse adesso sarà simpaticamente nella sua residenza italiana. Io, che Cleopatra e Marco Antonio, non lo lascio. Mm, mi dice domani mattina: Io mi prenderò la responsabilità di fare quello che non ho voluto fare prima, cioè di fare io le chiamate <coughs> e affidare, affidare. C'è il direttore forse che ci deve dare visto che è all'ultimo. Traiamo neone 40% e Claudio. Un minuto. Beh, dai. Sì. Va bene. Abbiamo richieste dai nostri punti vendita. Sulle tre meteo. 40%, traiano. Traiamo. È bella la vita per i nostri negozi. Milano eh? <ride> 50%. Signori, uh, succede una cosa curiosa: che le, 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 le telefonate no... dai nostri punti vendita che dicono: Guarda, che ce l'ho io il cliente per quelle monete. Abbiamo, teniamo il centro di oggi stasera in maniera eccezionale aperto altri 10 minuti. Ancora 10 minuti anche dopo la chiusura, sì, Lorenzo. Sì. 30: saluta tu Devo... perché io ho finito la voce. Tanto diamo l'appuntamento venerdì con Lorenzo, in compagnia sì. di Lorenzo La Morta dalle 21 alle 24, per altre tre grandi ore di dire, diretta numismatica. Per noi un grande ringraziamento che ha confermato e che ci ha seguito, un appuntamento speciale in compagnia di noi due per lunedì prossimo, un grande saluto a tutti, un ringraziamento anche a Alessandro Gea sempre presente, non mancate. Buonanotte e Buonanotte. sogni d'oro ed argento. Arrivederci. <ride>